Cioè, ma come cazzo fa? Attenzione. Attenzione. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Tulli. Ma scusa, allora l'hai presa da lui la tranquillità. È fierissimo con il cappellino. Sì, sembra un sgrogna. Sgrogna? Ma. Sembra. Insomma, rivelami il segreto di questa cosa, per piacere, Titti. Il segreto della felicità? Il segreto della felicità. Ciucciare tette. No. Sì, Titti, dai. Sì. Beh, anche può essere accessoria e utile come funzione della vita, come nella giornata, capito? Quando ti capita, capito? Vai in giro per casa nel corridoio, magari te ne monti qualcuno al muro, no? E fai 9 e vai avanti. 9. E quello che avevo detto l'altro giorno, bellissimo. Che se avessi una Nico Robin in casa, le farei appiccicare tette su tutto dappertutto. Bello, Nico Robin, aspetta, mi metto accanto, ecco, i gemelli diversi, da belli. Dopo io penso positivo, non lo so, cioè, se c'è una cosa che mi fa arrabbiare o è triste, cioè, penso a distanziarla il più possibile e poi boh. Vabbè, so. Quindi è incosciente, l'incoscienza. Sì, esatto, è una cosa inconscia. Però, ma quindi la allontani, quindi le eviti oppure le affronti in maniera positiva? Perché allontanarsi... No, affronto in maniera positiva. Allontanarsi è come chiuderle in una scatolina che poi prima o poi però esplode. Lui sta dicendo le cose effettivamente banalissime, no? Solo che lui, a differenza nostra, magari le applica queste cose. E... Certo. Che guarda, che tipo io in questa settimana qui mi sono incazzato come una bestia, cioè in questi giorni qui. Infatti, perché? Scusa, perché sono un po' stressato, un po' stanco, abbiamo iniziato dei lavori... Qui in casa c'ho i muratori, spaccano il cemento, camion che arrivano. Vabbè. Arriva via dentro il camion. Rispondono via la porta. Quanti camion sono arrivati? Quanti camion sono arrivati, Matti? Due. Perfetto, va bene. Ma però forse ne arriveranno altri due, quindi diventeranno quattro camion. Quattro. E quindi ho detto che insomma, devo adottare comunque sia una strategia per non incombere in questo, o non cascare in questo limbo, perché poi comunque sia ti rapporti sempre con della gente, che sia a livello di Twitch, quindi solo di chat, comunque sia io ho un negozio, sto al pubblico, non è che mi posso permettere di farmi girare il cazzo e di farmelo girare davanti a dell'altra gente, perché sennò poi ci puoi pisciare nel collo a chi di te. Guarda, sì, lo dicevo... Sì. Lo dicevo oggi pomeriggio con Volpe e vedrai che anche Omi e Edo e anche Titti, perché fanno comunque questo lavoro in maniera più continuativa, ecco. Certo. E chi parla spesso al proprio pubblico come noi e non è che si butta solo sul gaming, come per esempio Chip Gaming. Sicuramente, però, è tipo quello che faccio. Insomma, Chip Gaming. Subisce sempre lo studio quasi psicologico del pubblico, della chat, nel momento psicologia. Ma che cos'hai oggi? Che cosa hai? Perché sei più nervoso rispetto a ieri? Cioè, questa è una cosa che ti mette un'ansia incredibile. Vabbè, lo diceva Giovanni. Ma succede sta roba? Però non è vero. Per festeggiare, se mi posso permettere, Twitch da un certo punto di vista ha la chat, no? Che te puoi permetterti o meno di evitarla. Sì. Cioè, no, ma puoi filtrare, però evitare sei costretto a leggere. No, sì, è vero, questo è vero. Cioè, non devi rispondere a tutti, mettiamolo. Esatto, sì. Invece, la persona fisica là davanti, non è che puoi andartene via dalla parte. No, stai zitto e continui. 40 poltrone al giorno, capito? Non è che li posso evitarlo. Quindi magari hai mai picchiato un cliente? Ma botte nella testa, sì. No, però. Hai mai picchiato una forbice? Ah, ok. Secondo me a Livorno allontanati jolly, perché ti ragiona di continuo per mezz'ora, te poi per mezz'ora parlarci così e boia in effetti sì, lui poi va avanti come se tu gli stessi rispondendo veramente a quello che ti sta dicendo. Io c'avevo un mio amico che lavorava alla team
e i vecchietti andavano da lui non per fare le promozioni, ma per dicevano: ma a me che me lo installi Facebook? Che non so come si entra. E quindi doveva stare appresso a tutti i settantenni e over 80 che volevano Facebook, WhatsApp, le app, e andavano alla team per farseli, per farseli. Fa, non ce la faccio più perché questi non è che gli posso dire andate a cagare, li devo ogni volta spiegare. Andate a cagare. Madonna, io penso che quello sia il lavoro più brutto del mondo. Cioè, quello proprio. Cioè, come cazzo fai? Che devi stare dietro ai vecchi che non capiscono una sega, manco se gli spieghi le ossa 100 volte. Io impazzirei. Cioè, diciamo tutto il discorso dell'assistenza, perché anche cioè, dal momento che uno ha bisogno del tuo aiuto, giovane o vecchio, vuol dire che non capisce niente di quella cosa. Quindi, è una rottura di palle, cioè diciamo che fornire assistenza è un lavoro, ci vuole pazienza. Boh, lo faccio a gratis, Dario, fai te, Madonna, come massimo rispetto, ragazzi, per chi lo fa veramente, perché poi a gratis se ne le palle quadrate e che non si frantumano. Ma chiudendo la parentesi, ma vai, si fa uno sgroppino, peraltro, la troia. Collegandomi al discorso di Titi prima, ho deciso in questo oggi, mi sono reso conto veramente che avevo un po' esagerato con lo stress. Che si chiamerà Lascia Perde. Marco, se no, abbiamo preso non si sentito un cazzo. Mi senti? Un poco. Ciao Bob. Ciao Bob. Bob. Si parlava di assistenza. Ah, giusto. Lo stress, no, ma Matte, non si è capito un cazzo perché hai cominciato a laggare. Non si parlava di figa? No, non mi risulta. No, assistenza, stress, di chi viene chiamato per l'assistenza. Volevo un attimo approfondire questo. Sì, vieni argomento. Chiamato spesso tu. No, ma in linea generale non parlavo di me, non volevo accentrare su di me. Tipo mio padre ha questa tecnica: quando chiama l'assistenza inizia poverini, infatti io e mia mamma facciamo, ma no, è troppo, inizia proprio a... Incompetente, sei una merda, non capisci un cazzo, no, passami qualcuno poverino. Che sa lavorare. Ma no... Vabbè, no. Un grande scherzo, ovviamente, grande babbo. Sì. No, è uno scherzo. No, io faccio gli scherzi al call center, mi dà fastidio, cioè quando mi chiamano dopo un po' non li faccio chiamare più, cioè mi faccio mettere lista nera proprio perché ormai hanno quando dissi che mio padre era in carcere con quella voce, mio padre è in carcere! Io invece mi fingo il figlio di solito. Lei è il signor Andrea Chimi? No, sono il figlio, non è in casa. Ah, ok, scusami. Giusto. Non ti chiedano quanti anni hai, perché anche spesso c'è anche ma adesso hai scoperto le tue carte, Andre. Chiamato. È finita, Non chiamerà più nessun call center. Ormai te lo buttano nel culo la prossima volta ti chiamano. Non credo che mi seguano i call center. Ma poi c'è sempre sta cosa. Può essere che qualcuno che lavori dentro ti segue. Vi chiama mai l'energia libera? No, sì, poi domani no. Bob ci fa un video sicuro, Riveliamo i segreti di Omedol, come fa ad evitare il call center. Finito, basta. Hai finito di lavorare. Domanda a tu. Bob, non so, social, vabbè, lo so. Mi è capitato che qualcuno di un call center ti riconosca. No, a me no. Perché è assurdo, sì. Perché me, in villa c'avevamo Fastweb di connessione, non andava. Chiamava il call center e questo qui a un certo punto mi chiese proprio: scusi, le faccio una domanda, ma lei ha un soprannome? E mi si arrivi a quel punto, dice sì, Chip. E lui mi fece: non ci credo, ho visto ieri i video, cioè una cosa assurda. ti ha fatto lo sconto poi. No, era per assistenza tecnica, non funzionava la linea, chiamai. Si sente meglio ora, Dario? Sì, ora un po' meglio. Batti un attimo sul microfono, c'ho un dubbio, ma forse... Ah, ok, no, sì, era quello, va bene.
No, perché ora posso fare una gag? Ho deciso di adottare questa tecnica di vita che è lascia perdere, ovvero di allontanare tutto ciò che mi fa incazzare. E come fai? Carti la squadra. Giusto. È vero che l'ho scritto oggi, di vero? L'ho scritto oggi proprio. Ieri te l'ho scritto. Ma come c'è? Attenzione. È incredibile. È veramente fuori di testa. Infatti quando l'ha detto Dario ho detto no. Ma cosa? È impossibile, cioè ha un carattere che è pazzesco. Ah, della sua... Sì, il suo modo di fare è incredibile. Ma non che non ci siano i momenti in cui uno si incazza, cioè ci stanno chiaramente, è che penso, cioè mi passano velocemente, mi rendo conto che quella cosa, cioè magari mi, che ne so, mi incazzo per una stronzata che sul momento, capito, ti fa venire quello sfogo momentaneo, però il mio cervello realizza, beh, una stronzata e quindi... Oh, vado avanti. Quei 10 secondi. Grazie, è una qualità, eh. Grazie tanto lo svapo, grazie mille. Io sono d'accordo con te e sono come te. Cioè, ma anche una cosa, non una stronzata, anche una cosa un po' più grave. Cioè, comunque, non è che rimanendo incazzato della situazione mi migliora. Quindi basta, metabolizzo, diciamo, la cosa e dico ok. Anch'io. Basta. Però la cosa è che io odio le persone... Iper, tipo io alla mattina sono iper la persona più negativa del mondo. Nella prima mezz'ora che mi alzo, se uno mi viene e mi dice buongiorno, che bella giornata oggi, io tirerei io sarei quello, io sarei assolutamente quello che ti arriva là col cornettino in mano, buongiorno. No, io se arrivi col cornettino in mano è un'altra cosa. Sì, col cornettino in mano è diverso. Oppure è invece più gradita, dipende. Indipendentemente da come affronti le cose. O perché proprio ti gira il cazzo e svegliarti. No, no, proprio alla mattina, dai tempi della scuola, io mi giro il cazzo. Sei untouchable proprio. Sì, parlare per i primi mezz'ora, così mi gira. Poi sì, parlare corfino con Dario, secondo me. Forse no. No. Io la mattina ai tempi ero troppo energico. Poi ho deciso di bypassare totalmente la mattina e di andare direttamente al pranzo. Io praticamente mi sveglio con la pasta in tavola sempre. Ah, e quello mi calma. Con quel fon di merda lì. Ma era per sempre per fare una piccola gags. Comunque aspettate che devo ringraziare un po' di abbonati, sennò mi perdo. Posso fare una gag? No. Batti sul microfono. 5 euro la bocca, 100 l'amore, tesoro. Cazzo ridi tu? Ecco perché ieri Dario è questo che distingue noi da tutti. È questo che è successo ieri, che ha detto che lo facevi ridere in qualche modo strano. Io avrei sì, dice stronzate, ma è il solito. Vabbè, non avete capito? No, no. Stavo battendo sul microfono come una prostituta. Ah, batti. Okay. Ora l'ho rovinata, non si spiegano. Questa era un po' a livello monitor, Andiamo la seconda chance, provane un'altra. Vai, un'altra gag, via. No, basta. Ecco, non ce l'ha pronta e quindi se non ce l'ha pronta... Comunque, comunque in chat da me è partito il The Counter di ogni quanti de dice dicono i toscani. Ok. Sono un po'. È possibile, me ne è già scappato uno senza che me ne accorgessi. A Cipre sono partiti 1000 perché grazie a Bruno 03, perché tanto è impossibile anche cercare di fermarli, non è possibile. Quando ci provi ne dici di più. Quando ti concentri che non lo vuoi dire, lo dici ancora di più. Ma vabbè, non è solo un giorno, magari per un minuto ce la fai, ma poi c'ha l'arretrati, è come le sabbie di prima, lo stavi per dire. Ma ve lo ricordate lì a Ciccio Camper? Non è che lo stava per dire, ha detto. E la Madonna, grazie a Begitto, a Frosinone Culone, è il nome di mio nonno per i 25 gift, grazie mille, nome di mio nonno, ma proprio perché che nick è il nome di mio nonno, grazie di cuore comunque per i 25 gift, grazie tesoro, grazie di cuore. Ma sei in uno stato catatonico? No, lo vedo nel chill. È stanco, che ieri è andato a vedere se poteva fare una festa. No, ieri era andata a una festa, si è divertito, insomma, sei un po'... Io sono andato a una festa. Era l'altro ieri, no? Ieri l'altro. Ricordiamo che il Masseo è svizzero, cioè in Svizzera, per chi non se lo ricordasse. Sì, si può fare. Che le regole sono diverse. Si può andare, sì. Ma perché sempre...
Ho scoperto che all'esterno, se, no, se sei in, all'esterno, la mascherina non è obbligatoria. Ah, quindi solo in luoghi pubblici, cioè solo in luoghi, solo in luoghi, cioè nei mezzi pubblici o in cose chiuse. Per il resto, se sei fuori, niente mascherina. In Svizzera. Che strano. Molto strano. Vabbè, positiva sta cosa. Ma nemmeno... Come era in Italia, boh, quando era giugno, agosto. Mi ricordo. Mi ricordo. Sì, come l'estate. Ieri l'estate. All'estate ce l'avevamo la mascherina, Omi. Non sì, è vero, però... all'esterno no. No, 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 no. Che cazzo dici? Non mi ricordo più niente. Cioè, sono successe talmente tante cose, hanno imposto talmente tante regole che io ormai inizio veramente a confondere tutto. Non ricordo più una delle stagioni. Io mi ricordo, che in Sardegna c'è stato il Covid praticamente. Victor! Cioè... Buonasera! Salve, bella Victor. Ciao, NBA, proprio annunciato. Ciao, Victor. Grazie, Eschi. Bla 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 bla. Comunque, Bob, questa barbettina qui va bene, eh? Va be- meglio? Ti piace? Qui più rasata. Grazie. Grazie. Sai cosa? Questo è del beccaccino. C'è una soluzione? Vabbè, io ce l'ho la soluzione. Sì, ci sta. Bomba. Vai. Beep, beep. Qual è? Io ormai ho rinunciato, cioè io piano piano vedi, ma mi sto stempiando. Ma che cazzo è che ti stai stempiando? Ma non è vero, cioè, wow, tutti i rasi non ti stempiano. Ma che cazzo sei? Vabbè, secondo me sei sfidanzato. Io e Dario abbiamo il solito problema, cioè che quando ti ricrescono i capelli vedi la cute e quindi ti senti... Cute. Cute. Cazzo, io non faccio fatica a vedere i capelli, cioè io vedo solo la cute. Capito il problema? Però guarda che... Un po' di diradamento è normale, anch'io ho iniziato un po' a salire qua. Però mi piacciono rasati a me piacciono rasati, perché siccome sono così olivastro, come ha detto mio fratello Omi ieri, non ripeteremo, abbiamo un colore particolare e ci sta mi sta bene la rasatura così. Sì, abbiamo olivastri, siamo olivastri io e Omi, siamo verdi da Mecciani praticamente. Tocca. Va bene. Sì, esatto. E che ci si può Omi fare? Cosa... Perché sei così ammutolito? Scusami, perché no, sei ammutolito? No, perché non voglio andare sulle voci degli altri, per cui cerco... Non sta parlando nessuno. Di infilarti nel momento giusto. Cioè... Ma? No, ma poi sento dei beep bop. Grazie, sì, ma... Ma li sentite anche voi? Stacca, stacca! E a cremone lo... No, no, nessun beep. Tonno, lo banno come al solito, tocca. Ci vanno tipo alfabeto Morse. Grazie cremonese, non burbero per l'abbonamento. Domani, com'era l'anno di Fedez? Allora, a parte che non ho inculato Fedez, non ho visto l'anno di Fedez, semplicemente ci ha fatto vedere le chiappe, non l'anno, perché sì. Ragazzi, non è, cioè, l'anno non è sopra le chiappe, devi slargare e mostrare, e cioè non è così semplice. E comunque no, è un fratello, ripeto, Fede è un fratello, una persona con cui mi sono trovato bene sotto molti punti di vista, ci siamo trovati, sì, un grande. E probabilmente faremo una scena insieme a breve, però per conoscerci meglio e per condividere la nostra passione per il collezionismo. Ricordiamo che Fedex ha un suo canale Twitch, Fedex? Sì, Zedef, sì, assolutamente. No, scherzo, una battuta. Sì, cioè, vogliamo fare una scena. Io ho fatto vedere video di mio padre ieri sera, completamente ubriaco, e ho fatto vedere lui che spacca le tavole, così, ammannaiate, e insomma l'ha apprezzati. Grazie a Tosta Barba si mozza probabilmente. Il bacio con Panetti è stato stupendo e Paolo non era molto d'accordo. No, Paolo stava per ridere e ha discosto lo sguardo, non tanto perché gli faceva schifo, ragazzi, ma che dite, ma semplicemente anche perché gli ho toccato le palle per tutto il giorno, ma perché semplicemente sì, c'è una scena dove mi hanno fatto lo screen dove c'ero io così disinvoltissimo che gli sto strizzando le palle e lui che sta per scappare a ridere. La scena del limone con Panetti è fantastica. Io non so come hanno fatto a stare seri, io sarei, penso che sarei morto. Ma era il trasporto, capito? Cioè, proprio la scena dal vivo doveva essere surreale. Quindi. Allora, dico la verità. Io ero per dargli un ciuccione e fine. Il problema è che non credevo che sarebbe andata così lunga. Invece io ogni volta che cercavo di staccare, lui andava ancora più appassionato. Ma poi è lui che ti ha ripreso, quando ti sei staccato. Sì. A un certo punto io ho smesso, ho indicato la telecamera, per non lo so, ero completamente dilaniato.
lui mi ha ripreso e mi ha riportato, cioè, a sé. Una cosa tremenda. Cioè, se tu stoppi nel momento giusto, ci sei tu con gli occhi sgranatissimi quando lui ti riprende. Perché ti puoi assicurare che non te l'aspettavi. Buonasera. Ciao, Hank. Ciao, Hank. Buonasera. Ciao. E... No, tremenda nel senso positivo, nel senso che non me l'aspettavo proprio, no, tremenda no, se no non l'avrei fatto, ragazzi, cioè, se no era da denuncia, ma non è, cioè, l'ho voluto fare anch'io, non è un problema, anche per un simpatico momento di show. Posso dire che i meragodiani no, però non sono così avanti da fare queste cose? Così, subito. Cosa? Io comunque i risultati della Serie A probabilmente. Quando Rise ha fatto il nuovo logo, io l'ho visto subito su Reddit, l'ho fatto vedere in stream e sono stato felicissimo di mostrarlo. Ha fatto un ottimo lavoro, molto bello. Rise, il logo è il champion di LOL. Sì, sicuramente lui. Rise mi ha fatto anche il logo della mia, del mio podcast con nomi, quindi dobbiamo ringraziarlo, perché è stato tutto un grande quattro chiacchiere al volo, così sì, bellissimo. Che cazzo stai parlando? Io e Omi stiamo per fare un podcast, quattro chiacchiere con Moccia e sotto com'era? Kaia, forse. No, Moccia e Omi, com'era? Omi e il Moccia e Kaia, no, com'era? Non mi ricordo più, quattro chiacchiere, non mi ricordo più. Quattro chiacchiere con Omi e il Moccia e il piccolo Kaia. Che non c'è stata più poi quando abbiamo fatto quella cosa. Di che però... cazzo state parlando, porco dio? Per forza. Non si capisce un cazzo, Kaia. Che cazzo è Kaia adesso? Cristo Madonna. E poi Rise. Fresh entries della lore. E poi non te l'hanno detto, ma so sei fuori dalla Tomodachi, oltre a questo, oltre al pod. Subito. No, scherzo, non fare la scena. Ecco la sceneggiata. Ma lo sai, Ledo. Già sente la pressione del nuovo bestemmiatore in città. Perché hai deciso di... L'ho vista. No, ma è la... cioè, quando Federico mi ha tirato il microfono nei coglioni... Ho tirato un cristone, ecco, qua è la gag che è piaciuta molto ai modificati. C'è gente, tra i commenti c'è scritto, la leggenda narra che nelle pareti del MOBA... Ancora... Ecco. Bello, questo per un sono d'accordo. Poi è rimasto bello, però. Siamo d'accordo, Anker. È andata così. Però ci si è divertiti. Sono un po' distrutto, infatti, vabbè. Però è stato bello, soprattutto è stato bello rivedere degli umani, devo dire la verità. Mario è crashato, sì. No, è tornato? No, ora solo è molto contento di quello che stai dicendo. No, ok. Adesso siamo tornati io e Bob, che si sono, a turno si sono... Abbiamo aperto lo show. Esatto. Maremma puttana. No. Adesso va. E invece sì, Maremma Troia. Ok, vediamo un po' se si ripete. Per vendetta, sta vero, ti sta addossando. Addossando. Lui c'è proprio sullo stream deck. DDoS Dario Mocci. Esatto. Ok, ci siamo ripresi. Mi vedete adesso? Mi vedete? Mi sentite? Sì. Okay, c'è solo la finestra di Omi che ha la rotellina che gira. Io lo vedo. Ecco, è ritornato anche io, vedi, mi ha addossato. Stai attento perché potrebbe riaccadere questa cosa. No, mi tocco coglioni, guarda. No, ma... Grazie Sparabotte, cioè, grazie a Dicianocchia, Cerare. Potrebbe appoggiarsi su un tasto. No, stai buono. Grazie a Obi-Wan Kenobi, anche il mio, Anche il mio si potrebbe appoggiare su un tasto. Non penso. No, guardati, io sì, anche il cazzo Marco. No, ma perché sono finite quei tempi? Ah, stai passata. Vabbè, grazie a Ranzo. Di settimana in settimana si passa sopra. Grazie a Tommasone 404 per l'abbonamento. Ma il Masseo, aspetta, che prova a buttare fuori Omi a farlo rientrare. Aspetta. Perché c'è? Ma io lo vedo. Aggiorna un attimo. Live. Sì, noi lo vediamo. È Dario che non lo vede. Ah. Allora, sì, reflash. Aggiorno io. Aspettate, eccolo, super, eccolo lì, oh, ora ti vedo. Super Chad è tornato. Metta accanto super qua. Chad. Ecco, io ho fame, non ho cenato, Cristo Dio, ora mangio qualcosa. Tocca mangiare.
Eh no, perché sono venuto di fretta dalla Slovenia con la macchina. Sì, che eri in Slovenia, te, è vero. Sì, vicino a Volvo, sì, da Volvo. Integrare con una birra, che è come un piatto di pasta. Allora, la birra ce l'ho, effettivamente. Alla fine, però... carboidrati, grano, queste cose lì. Vabbè, ora non è proprio la stessa cosa, però sì, qualcosa. Versione liquida, versione liquida. Secondo me è pasta liquida, io la definisco sempre così. E in effetti, quando bevo una birra, la fame mi si placa parecchio, quindi... Ma guarda anche se bevi un litro d'acqua ti si placa la fame, perché ti si riempie lo... Secondo me no. Acqua, io... secondo me no. Birra a me mi fa così. Voi avete mai avuto? C'è stata mai una situazione dove avete avuto veramente fame perché non potevate mangiare, o è successo qualcosa che vi ha portato a non mangiare per tanto tempo? Da impazzire? A me no, nel senso che anche quando sto tanto senza mangiare, comunque c'ho il momento, magari ho fame, ma come mi passa un attimo, basta, ho perso il treno, nel senso, non è che mi continua in maniera progressiva. A me sì. Una volta si è fermata d'accordo. La macchina nel nulla, senza avere campo al telefono, e non passava nessuno. Sono stato 18 ore nel niente, nel panico, tra l'altro. E poi è passato... ero in Piemonte, nella zona tipo del Monferrato. Il classico deserto proprio... del Piemonte. Sì, esattamente. Ma Piemonte è così. Con Piemonte i vigneti. E tanto quando è scesa la sera mi sono anche un po' cacato, perché comunque non funzionava neanche il riscaldamento. Comunque era... Grazie. Poi cos'è? Hai incontrato un autoctono? Va tutto bene con la macchina? Possiamo darle una mano? Sì, no, è arrivato un camionista che però non era della zona, perché parlava in... il romanesco, quindi non era della zona. Ah, ok. Ma poi di sì, e lì, e di tutto. Più che altro io ho pensato, secondo me morirò qua. Sono posto... Vabbè, cacchio, tu sei lì, fermo, 18, non faccio nessuno, un attimo. Scusami, di non voglio criticare il tuo processo decisionale, ma dopo 10 ore non hai ipotizzato di incamminarti alla ricerca della civiltà? Allora. Odio un villaggio di pescatori. Attenzione, sì, per farlo, ma è successo in un momento in cui stava calando la sera. Ho detto ci manca solo che mi trovo, capito? Quindi ho detto, poi mi sono anche addormentato a un certo punto, perché ero lì, ho detto passerà qualcuno, mi vedranno, ho messo il triangolo. E poi, quindi sì, lì è stato, poi non avevo acqua, non avevo niente. Ti stavi cagando addosso, ma sei riuscito a dormire? Ah, io quando sono sconvolto dormo tantissimo. Non faccio il processo mentale. In una rapina, fermi tutti un cuscino. Esatto. Anche io, a proposito di questa cosa qua, di queste battute qua hitchcockiane, perché a Hitchcock piaceva fare le battute come le fai te, no? Mi spieghi dove hai preso la passione per queste battute, possiamo dire alla Walter Chiari, o questi giochi di parole un po' vintage? Da dove l'hai presi? Come è nata questa tua vena? Il gioco di parole lo sai anche tu, e se ti piacciono è perché ti piacciono gli Elio, viene molto da Tanica e quel tipo di... Però che palle, Omi, non si deve parlare con te o di figa o di sgrassini. Quando qualcuno parla di un argomento diverso te ne vai. Ma lui va a pisciare, ha un tubo diretto, non regge, non hai reni, non hai niente. No, ma il problema non è il problema, sono i fan di Elio, i fan di Caparezza. Che palle, vai. Ma non mi rompere i coglioni, mi ha fatto una domanda, ho detto mi piace da... Ma perché li vuoi? Poi ci guardiamo tutti insieme, Boris, poi dopo. Giusto, volevo sentirmi più incluso. No, quindi viene un po' da quello. Per il resto credo che la mia ironia sia tutta fondata in realtà da là. A volte, ad esempio, guardando LOL, ho scoperto che ho delle cadenze uguali a quelle di Elio, proprio lo copio senza accorgermene. Quindi ho mangiato tanto Elio e Soltese. Puoi tornare, Andrea, non parlerò più di Elio. Scusaci se abbiamo parlato di artisti di altissima qualità e musicisti. Però se gli dici così si allontana ancora di più. Non tornerà mai più. Fan di Caparezza, medi di... No, vabbè, questo non lo leggo, Sabi. Grazie a Scrandals per l'euro, a Tacoc, a Paki 994, a Merdinash 99 e Serat. Ecco, però questo è un discorso interessante che involontariamente, come al solito, ha sollevato Omi. C'è il fanboismo, perché Torco 2, porco, un'altra volta.
Credo fosse una macchina. Perché oggi fa così? No, oggi vibra così. Brr. Tornati. Sì, no, non proprio. Non dire che connessione tieni, eh. Attenzione, non dirlo. Io... No, lo so, invece lo dico. L'altro l'ho spreciato mille volte. Inizia con la tip, a caso? No, è Fastweb, Dio Madonna. Ah, ok. Ma in realtà i problemi più comuni ultimamente sono... A me è Fastweb, ma ha scammato per anni e se ne possono, diciamo... l'invito ad allontanarsi in direzione fanculo. Va tutto in base a dove abiti, non è l'operatore. Esatto, perché... Io qualunque operatore ha i suoi problemi. Dopo già Eolo. Ecco, amore, allora, usa i dati perché... Auguri. Lo so, abbiamo trovato il colpevole. No, usa i dati perché mi stai costando. Sì, comunque gli operatori sono tutti... A parte che alla fin fine non è che ci sia grande scelta, cioè è abbastanza... Ma guarda, quando io abitavo nella casa con mia madre e mia sorella, che è tipo a neanche 2 chilometri da qui, Fastweb andava da Dio. Come mi sono spostato, ho fatto Fastweb, io ho fatto un mese che non potevo fare live, perché non appena andavo in live andava a 0 ABS. Ma allora, se da me tornare sul discorso, scrivete tutti i contatti che avete, cerchiamo di capire chi è disposto a pagare e poi cerchiamo di portare verso quella direzione, ok? Ragazzi, se voi mi votate in Parlamento, più fibra per tutti. Più fibra per tutti. Finisco di dire velocemente la fibra per tutti. Sembra un'altra cosa e ricevi tanti voti. Sì, nei comizi, più fibra per tutti e tutti. Sì, bravo. Poi viva fibra! Cosa? Viva la fibra! Ecco, così vendi. Ma che è successo? Perché stanno spammando Agnese? Che è successo? Ah sì, mi stavo addossando la live Agnese con... Credo. Comunque era bello. Non dire con Nessi che il chip esce subito. Ah beh. Tranne quella però è la religione. E poi Mino Toscano sta sempre bene. Questo è il mezzino del Bonton proprio. Il mio frigo sembra una pubblicità. Tipo quelle merendine capo nel frigo hanno solo merendine dentro, ecco, uguali, io sono pieno di quelle. Bellissimo. Hanno le date di scadenza, quello là sarà del 2024, anche se ha il salmone dentro. 2024 date di scadenza, sono veramente chimicamente immortali. Beh, no, scadono fra 10 giorni, però anche no, non ha... Non ci maionese... sono conservanti. 10 giorni. No, per niente. Maionese con uova da allevamento a terra, c'è scritto. Ma no. Le uova 10 giorni con la maionese. Che l'uovo è cascato a terra prima di metterlo nel tramezzino. Vabbè, secondo me non è neanche un uovo, è un foglio di carta dipinto. Mi ricorda Futurama, quindi qua torniamo sul fanboismo, dove c'è Fry con il biscotto nero, che invece è un pomodoro. È un pomodoro, esatto. Perché stai mangiando un cracker nero? Ma Dario ha introdotto questo argomento molto interessante, il fanboismo. Non ci posso credere! Mio padre! Mio fratello, non credevo tornasse! Dark Andros! Buonasera! No, buonasera! 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 Buonasera a tutti, meravigliosi, ciao. Come state? Tutto bene? Buonasera. Sono quasi la commozione perché un pezzo tornassi dopo il casino che ho fatto l'altra volta che ero ubriaco, marcio. Ma ma mi sono divertito un casino, figurati se non tornavo, ma scusa, cioè, è stato divertentissimo. Anche Victor era parecchio stasiato, si è bloccato così, si è frame laggato. Hai visto? No, purtroppo non so perché, ma credo che ci siano problemi con Chrome per Streamlabs, non so perché. Vabbè, tranquilli. L'importante è... un po' laggoso. Va bene, bentornato. Ecco, si parlava di fanboismo, poi prima del lag. Voi, io non ce la faccio, purtroppo sarà snobismo, eccetera, però la fanbase di una cosa mi porta spesso a non guardare, a non giocare, a non vedere... quello che si idolatra, non ce la fa. Per esempio, io Undertale l'ho scoperto tardi per colpa della fanbase, perché mi ha rotto il cazzo proprio, era quasi una religione, a me danno fastidio queste robe qua. Ma sai che anch'io c'ho questa roba? Anch'io molto spesso, a meno che non mi prenda fin da subito, tipo, non so, una serie, di giochi o di film, molto spesso preferisco recuperarmele dopo, con tutta calma, non so, sento meno la pressione.
A meno che non sia per lavoro, ovviamente. Se è per lavoro, ok, è un discorso, ma se posso scegliere, però preferisco prendere due. È un rischio incredibile facendo sì che te lo spoiler. Ma io se sei serio, prendi gli spoiler, poi, e se sei anche uno che si dimentica le cose, lo guardi così tanto tempo dopo che sì, anche gli spoiler sei scordato. Non sai più che cazzo vogliono dire. Io odio la fanbase tantissimo. Zero. Vai, ci per la seconda stagione, ma se te proprio non stai cagando e lo spoiler non lo capisci nemmeno, sì, quello sì, 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 è vero. A me fa schifo la fanbase, mi dispiace dirlo, ragazzi. Oh, io non vedo Harry Potter per colpa della fanbase. Co 2 Harry Potter di merda. No, scherza. Beh, devo dire che quella è una fanbase bella assatanata, eh. Ma io voglio essere più specifico. Harry Potter cinematografico, che è veramente la fine proprio. Ma è super trash fare i raduni di Harry Potter, cazzo, è una merda. Oh, stai uccidendo intere sezioni di umanità, ma va bene. Sì, quello forse è un po' di Hogwarts. Di ogni opera fare queste convention. Ah, perché le gare di magia, bellissime, incredibili. No, però, lo sai cosa? La fanbase tipo di Rick e Morty, la fanbase di Breaking Bad, la fanbase di Game of Thrones, la fanbase di... Game of Thrones! Cioè, proprio il gioco di parole per cazziare la serie, siamo proprio... No, stavo dicendo il contrario, non mi danno fastidio. Quelle fanbase lì. Forse perché sono così miste. Non c'è vero. Anche Harry Potter è grossissima. No, sì, però sono tutti belli assatanati. Cioè, se devi sapere a memoria le trucchi. Ah, non vedi. Se poi ti senti in difetto, sono cazzi tuoi. Quello che è successo con Stranger Things, no? Cioè, che magari ad alcuni ha fatto rotto. Gli Avengers, no, io non guardo gli Avengers per colpa di tutti quelli che fanno queste robe. Andrea Tokyo l'ha guardato anche se lui è fissato, lui è malatissimo da Tokyo, anche Lost in Tokyo. Ma ascolta, Andre, com'è un convegno di Harry Potter secondo te? Perché sembra che tu ci sia stato. No, perché c'ho mia cugina che mi dice: oh, sto studiando astrofisica e domani vado al raduno di Harry Potter. Oh, bellissimo, fanno i binari 9 e 3 quarti, bello. Oh, gare di Quidditch, giochiamo a Quidditch. E tu. Wingardium Leviosa, anyone? Scusate, ma non sta partendo una specie di reality sulla scuola di magia, o sbaglio? Sì, no, io spero di no, mi scusi. Sì, dopo un sequel, Matteo dovrebbe saperlo. No, Edo, cosa tipo che collegio dopo il collegio, ma per la magia. No, voi dovete capire che io non mi assumo di ste merdate, Bob. Scusa. È il pubblico che gliela pioppa. Il pubblico che mi arriva: guarda, hai visto la nuova serie? Reaction? No. Aspetta, ma di magia? Cioè, scuola di magia pare. Cioè, io ho letto così. Spoiler, la magia di Harry Potter non è reale, quindi non so se gli autori erano in acido. Ma che stai a dire? Pensavo di sì. No, fake news, Hank. No, allora, no. Io non è che ho approfondito, a quanto ho capito è ispirato a quella roba. Cioè, non è che è magia, cioè vera, nel senso satanismo, capre sgozzate. C'è scritto reale. È una cosa con la magia tirata a Harry Potter. Vabbè, ma sì, quello c'è un reality. Guarda, l'unico... è lo sciamanismo, cioè lo sciamanismo, come si dice, sciamanesimo, non so nemmeno come si dice, cioè no, non è... Guarda, c'è un spettacolo di magia, speri di andare a vedere capretti appesi, sbrindellamento, organi. Guarda, potrebbero avermi... Secondo me ci starebbe. Io non ho mai capito una cosa, porca puttana, perché quando facevano quella fattoria di merda, la fattoria, non so se ve lo ricordate. Me lo ricordo. Ma perché non hanno dato fuoco a tutto? Ma allora, la cosa più bella del mondo sarebbe stata quella. Da fuoco a tutto, prende forza. Cos'è la fattoria? Un refuso degli anni 2000. No. Praticamente, post Grande Fratello. Però che zappavano. Storicamente, il Grande Fratello naturalmente pietra miliare, tra l'altro chi di noi esisteva si ricorderà che è stato un evento incredibile, cioè mesi e mesi prima le pubblicità dove c'era solo l'occhio, pam 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 p
Ma che è sta cosa incredibile? E obiettivamente come esperimento sociale all'inizio era pure figo. La prima edizione ancora è diventato VIP di Okane, cioè... Ma guarda che non li conosce nessuno, si faceva per le persone che non c'entrano un cazzo di niente. Ande, stai calmo. No, all'inizio che era una cosa completamente nuova piaceva, poi ovviamente dopo 35 edizioni secondo me è andato buono finché c'era Patrick, cioè l'ultima edizione, quella dove c'era Patrick che mi aveva fatto morire da ridere. Anche c'era a me mi è piaciuta. Io con Patrick ci ho giocato ad Outrun 2. Ma davvero? Fantastico. A Monte Carlo. Ad Outrun, il gioco dove devi driftare. A Monte Carlo. Diciamo che ha carriato qualche edizione, mai dire Grande Fratello, e poi basta, rotto i coglioni. Però quando ovviamente si è capito che questa cosa dei reality poteva interessare, sono nate come delle malattie un sacco di versioni disgustose, tipo La Fattoria. La Fattoria tremendo. Poi c'era quello dello, com'era quello dello spa? Quello della spa, dove c'era la spa, facevano gli esercizi, la dieta. Ah, quello dove c'era Rosa, il cantante. Califano c'era. Califano sognava panini. Sì, che c'era la clinica. Mamma che roba brutta. Madonna. Che c'era già? Mi ricordo qualcosa. La talpa. No, non era la talpa. Eccolo. Music Farm si chiamava. Music Farm. Ah, è vero. Madonna. Che roba la orribile. La talpa, boh, vabbè. Ma la talpa è una edizione multipla. Talpa penso due edizioni. Credo. Due edizioni, sì. Quanti anni avevamo quando usciva sta roba? Io facevo ancora karate, quindi molto giovane. Sì, vado via. Buonanotte. Facevi ancora karate. Ciao Matte. C'era io mi ricordo che 2004. Nella fattoria c'era Selene. Mi ricordo questa cosa. Che ancora era, cioè, aveva smesso da poco, quindi era ancora particolarmente famosa per la sua attività. Ma che cazzo c'era, è c'era gente? C'era qualcuno che voleva entrare prima. È la giornata degli stronzi sconosciuti. Non ho idea. Però calma, cioè. Aspetta, ogni secondo si spunta un nome nuovo di gente. Che cazzo è? Mia sorella Selene. Ma che cazzo è? È la più grande pornoattrice italiana mai esistita. Ma che cazzo ne la so io? La più grande pornoattrice italiana mai esistita. Posso dire una cosa? Una delle più grandi. Ma che cazzo sia adesso me la vado a vedere. Un reality aveva anche molto... una serie a fumetti, Selene. Un reality molto carino, secondo me, era quello che aveva fatto Fede Rossi, il culturista, dove si viaggiava in giro per il mondo. Che non è Pechino il Express. Il culturista che viaggiava. No, questo non me lo ricordo, Andre. Ma che cazzo è? Ma cos'è sta cosa? No, vabbè, c'era Campioni, attenzione, Campioni. Campioni del cuore. No. Campioni sarà. Ma scusate, questa cosa nuova. Non era così, però. ecco il zio, ragazzi. Piero. Buonasera. Devo ancora sentire la canzone, ciao, Deo. Ciao Enz, ti sei incontrato con Nello? No, non penso. Sarei dovuto incontrarlo. Con Diego. È un po' diverso, anche Nello Taver, Diego Nasca, sono due persone proprio diverse. Vabbè. È tornato nelle Marche. No, non mi ci sono beccato comunque. Comunque posso fare aprire un topic. Vi capita mai di fare dei sogni un po' vi svegliate e avete per un po' per qualche secondo le allucinazioni? No, sì. Quella è la droga. Sì. No. No, dai, può succedere. Alla grande le distanze. Vale. No. Victorlo. Cioè, nel senso, è come se apri gli occhi e per qualche secondo sei ancora nel sogno, quindi magari sì. Cioè, è come se non ti rendessi conto di esserti svegliato qualche volta. A me capita parlare più che vedere, mi capita di parlare. Anche. Cioè, nel senso che se mi arriva una telefonata tipo nel mezzo della notte, tipo alle 5 del mattino, io rispondo: pronto? Sì, non c'è nessun problema. Adesso porto giù il cane e sono pronto. È impossibile perché sto dormendo. Quindi, nel senso, cioè, o magari per dire che ne so, al telefono mi sta parlando e dire: sì, hai visto questa cosa? Il cielo è azzurro, io dico. Sì, tua sorella. Cioè, o per di quello che sto sognando, per di che non è per necessariamente sua sorella, però comunque, insomma, siamo lì, ecco. Questa roba non mi è mai successa. A me no. Mi è capitato con quel quadro lì che vedete. Ah. Uh-huh. Ok.
Okay. È grande. Avevo giocato, ma si parla di 3-4 anni fa, avevo giocato tantissimo a Fortnite e sognavo di giocare a Fortnite. Non mi chiedete il perché, non mi chiedete... Mi sveglio un brutto periodo, non ti giudicheremo. Mi sveglio e sogno che quel quadro lì fosse una di quelle trappole quadrate che mettevi su Fortnite che uscivano gli spunzoni. Sì. Per cui ho iniziato a fare Vigo così. Il Carpatico, cioè. Sì, sì, ma è successo. Vigo il Carpatico cosa mi hai tirato fuori, però? Con Vigo il Carpatico. Un'altra cosa che mi è successa inquietante, non a me, ma a mia zia, eravamo al mare, quindi zii, cugini e tutto... ma eravamo piccoli per cui non facevo neanche tardi, e nel cuore della notte entra mia zia nella camera dove dormivo con mio cugino e fa: ragazzi, chi mi aiuta a scolare la pasta? E io ho detto: che cazzo fa questa? Era sonnambula. Sì, sì, e poi noi non abbiamo risposto, se n'è andata poi. E lei ve lo ha raccontato? No, noi l'abbiamo raccontato a lei. Ok. Vabbè, a me questo è successo, l'avevo raccontato anche in live, che tipo vado in camera dei miei e apro la finestra, e mi tiro fuori l'uccello e stavo per pisciare. E allora mi manda... un'escalation di cose. Ma è successo, bellissimo. Da che piano? No, ero, vabbè, ora la casa di me è una villa un po' strana, insomma, comunque c'è due piani, però è da palazzina, sì, vabbè, insomma, un po' complicato spiegartelo. Vabbè, insomma, Mima se ne accorge perché mi sente entrare a caso, fa: Dario, fermo, mi rimbocca le mutande, fa: ma cosa stai facendo? Perché credeva fossi sveglio. Ma cosa stai facendo? E io faccio, volevo fare quello come quello di Non ci resta che piangere. Non so se all'inizio ve lo ricordate, non c'era, se che piange all'inizio, c'è il tizio che piscia fuori di finestra. Io diciamo, allora mi porta al cesso, io effettivamente poi piscio, metto a sedere a modo, insomma, però ero grandicello già, ma ero sonnambulo, stavo... Ma tu hai memoria di questo o te l'ha raccontato poi? Zero, lei? Me l'ha raccontato lei, sì. Comunque niente, no, che non ti accorgi. Fare, non avessi potuto fare da sveglio comunque. Anzi, forse è più normale. Scelta più alta della vostra vita. Alta? No, questo alta. Non lo so. L'alto. Sul volo Londra Miami. Ah sì, no, volo non vale, Dubai. Non vale sul volo. Devi essere su. Ma poi comunque non è che pisci, cioè direttamente in cielo. Che vedi proprio la pisciata lunghissima, il tuo oggetto che diventa... Al Mottarone. Ero sulla cima di una montagna dove c'era una pista da sci. C'era la, insomma, sai, quelle classiche dove mettono il crocifisso gigante. Un po' più in là mi scappava ovviamente un po' più in là mi scappava tantissimo e ho fatto questa pisciata nel vuoto proprio sul crocifisso gigante. È un vero spreco, perché se fossi salito sul crocifisso avresti guadagnato quei 2-3 metri per il record. Infatti dalla via in Svizzera dove hanno fatto 007 occasione sprecata. Come? Mi arrestavano. Io dalla diga in Svizzera dove hanno fatto 007 hai pisciato? Che forse tu la conosci la diga dove fanno bungee jumping? Sì, ma fanno bungee jumping che Val Verzasca. Ma cos'è quella di GoldenEye? L'ha fatto il Masella, credo, il bungee jumping lì. Mi sa che l'ha fatto lì. Nella piscia di Omi. Certo. Invece esatto. Nel mio caso, sempre montagnino sul Colle dell'Agnello, che è il confine tra Italia e Francia. Certo. Ero tornato dalla vacanza in Francia, naturalmente, rigorosamente, piedi in Italia, piscia in Francia. E il mio amico ha cagato. Intanto. Bello! Abbiamo fatto perché abbiamo fatto tutta in macchina, strada così, all'alba, ci siamo fermati a ritirarci. Questa è poesia. No, vabbè, io la mia è stata in Liguria, in un punto che si chiama Punta Chiappa. E lì a Punta Chiappa c'è tipo questo mega scoglio e tipo da lì, insomma, liberatorio, è stato meraviglioso. Poi anche per il nome, quindi taggarsi. Me lo ricordo benissimo, sì. Chiappa, perché ci sono avete mai fatto la cacca a scuola? Io no. Sì, per forza. Io sono un pro, io ho cagato io ho cagato nel puzzo un prof. Così, nel cassetto della cattedra, no? Giusto. Non dirò altro. E avete mai fatto atti vandalici nei bagni della scuola?
Vabbè, sì, no. Ciao. Non della sfora. Definisce atto vandalico. C'erano solo caccole sul muro, basta. Questo. Tipo... No, era proprio una gara, era una gara. Il Cipe te sei uno schifoso, però, queste cose sono il peggio del peggio dell'umanità. Chi non è mai andato nei cessi della scuola ha preso la carta igienica, l'ha bagnata e l'ha spiaccicata sul tempo. Ma quello è il esperimento di chi sei vandalico. E fisica 1, bisogna provare. Poi tac, resta lì, si secca e niente. Ciao. Poi una nuvola. Si facevano due cose principali. Allora, io ricordo di anchettare il banco dal fuoco. No, come? Aspetta, un attimino, arrivo subito. Devo ringraziare alcuni Budni. Ma vi ricordo, non so se c'era mai qualche ragazzino della vostra scuola, ma ai miei tempi, cioè io sono del 93, ai tempi, ma dalle medie in poi c'era sempre qualcuno che scriveva con l'uniposca Joker. Sempre. Madonna, Joker no, però le scritte con l'uniposca c'era. No. Sì. I bagni dell'artistica. Pompini gratis con i numeri di telefono al massimo. Oppure c'era Kanye Beso. Tag. Le firme, quelle fatte con la bomboletta. Le firme, sì. Eccoci. Comunque, forse vedi un po' più piccini, no? L'hanno beccate, ma le manine nelle patatine. Sì, tirato fuori inquinatori di pareti e soffitto fin dal 1986. Sì. Ma che patatine? Infatti, scusami, non ho capito. Le patatine quando compravi le patatine San Carlo, San Carlo Junior. Sì, ma guarda che quelli della nostra età hanno più resistenza al Covid per quello, perché ci siamo beccati tante di quelle ma infatti Vic io mi sorprendo di come abbiamo fatto a sopravvivere. Grazie, tra quelle manine di merda che avevano tipo probabilmente attaccato anche la peste, tipo tutto, le mani nelle fontanelle in mezzo alla merda, cioè tipo i genitori nostri che dicevano sì lasciali andare, siamo al parco pubblico, ma guarda che tuo figlio ha la testa nella fontanella dove pisciano i cani. Sì, ma non ti preoccupare, sono bambini. è vero anche al mare. Al mare spesso c'è quel canalino di scolo vicino, sì, che dici, sì, ah, io andava sempre a giocare lì perché era più fresca, mi piaceva di più. Peccato piaceva di più. Calda era. Io a me mi è venuto la resistenza al colera. Mi era venuto il mega fuoco di Sant'Antonio. Non so se sapete cos'è il fuoco di Sant'Antonio. Sì, certo. Sì. Carissimo. Mi era venuto un fuoco di Sant'Antonio gigante a 8 anni perché facevo le dighe dove la gente si faceva la doccia tra il mestro e la pipì e tutti i gerbi. No, ma porco Dio. Ma ragazzi, avevo 7 anni. Ma non ero da solo, tutti i bambini andavano lì ogni volta perché c'era la dighe. È venuto il fuoco di Sant'Antonio fuori. Cosa? Comunque veramente le manine attaccavano la peggio, tutti si è venuto fuori. Madonna. Poi dopo due volte non attaccavano già più perché ovviamente... No, le dovevi lavare. Sì, se esatto, le dovevi lavare. Sporco. Sto carne. Beh, ma quando sei bambino sei puro, non pensi ai germi, alle cose, pensi mi diverto, faccio la diga, sì, non pensi a tutte le cose. Le manine, io parlo di superiore, cioè quando le usi in maniera veramente... cattiva è alle superiori, è lì che le dai nel viso alla gente. O le vecchie pure. Ma che cosa, le mani? No, le vecchie no. Le manine, no, quelle le vecchiette. Che cazzo di manine sono? Quelle stasera si parla di cose che non conosco. Nessuna di queste cose. Le manine, c'era la manina col cavo. Quelle si appiccicavano. Il tondino. Si appiccicavano poi. Ma sei un boomer. Le elastiche. Erano tipo che facevi così, le lanciavi. Sì, e rimanevano appiccicate al muro. Sì, e qui tornavano indietro dopo due ore di uso. Alieno, perché c'è. Che cazzo state parlando? Cioè, perduto, le schede telefoniche, perdutissimo. Cioè, eccole. Ma no, quelle lì. Ma come? Ma non le ho mai viste. Infanzia privata. Infanzia privata. Sorprese nelle patatine. Erano tipo gelatinose. 10 anni, figurati se so queste cose. Ma nelle Wacos, Edoardo, nelle Wacos. Non mangiavo quelle merda. Le mangi te le Wacos. Vabbè, che cazzo mangiavi? Solamente lattuga coltivata dal tuo giardino. Colta la mattina stessa. Mi portavo... Mi facevo da solo il cazzo di pranzo e me lo portavo a scuola. Me ne fregavo il cazzo. Ma è vero, con le manine. No. Le facevate quelle vecchie? Non avevamo le manine, Cristo Dio.
Ma in che periodo? E ogni qualche anno le ritiravano fuori, sì. Quindi è roba anni 80, adesso, 90. Sì. Adesso hanno allora, fatto gli schifi. Se era tipo elementari e medie, sono sicuro 100% che non l'ho mai viste. Allora, mi scrive un 2002 che le conosce, Edo, per cui sei un po' fuori dal mondo. Ho fatto una scuola che non era la tua. Una scuola di scuola suore, prezzi. Cosa vabbè. C'entra la scuola? Fidati. C'entra la scuola. C'entra la scuola. C'entra, c'entra un botto la scuola. No, voi vabbè, avete mai fatto euritmia? Questo? Ecco. No. Però io ho fatto la scuola dai preti, avete non so se vale lo stesso. Avete falegnameria? Sì. Ora mi spieghi cosa è. Comunque tante seghe. Avete mai fatto lavori manuali, ad esempio i ferri, uncinetto? Sì, cucito. Sì. No, cucito. Quindi tu sai fare avete mai fatto canto? Avete mai fatto canto? Canto sì. Sì, Madonna, sì. Canto sì. A scuola. Sì. Sì, a scuola. Okay. Vabbè, piffero più che canto. No, anche il canto. Forse era meglio la scuola di magia. No, anche il canto. Anche il canto. Noi facevamo i bondi, djembe. Io facevo il Steiner, ragazzi, la Steiner. Grazie per Spotting, mannaggia il cazzo. Avete mai fatto fisica 2? Sì. No, all'università. All'elementari. All'elementari, sì, omi. Due che poi è di fisica, non l'educazione, però vabbè, no, no, fisica 2 è un casino. In mens sana, in corpore sano. Bravo, mi piace De rerum natura. Io facevo lo strumento musicale. Aspetta, fai dire cose in latino così flex in latino. Sì, flex in latino. Cartago delenda est. Timeo Danaos e Dona Ferentes. Vabbè, dal canto con questo ci scopa le madri, vabbè, un classico. Ti immagini? Arrivi, piacere, piacere, che ne so, Franca, piacere, Timeo Danaos. Franca è da madre. Ferentes. Franca è il nome di mia madre, per favore. Sono, no, no, non volevo, no, 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 non c'entra assolutamente. Era un esempio. Non esiste un esempio. Nessuna signora Franca che conosciamo, no. Anzi... È un esempio. È un esempio. Un esempio. Vero confermo, dice Cristian, forse è la madre di Cristian, non lo so, vabbè, comunque lo no. Salutiamo. Ultima cosa, Ale Iacta Est. Vabbè, cioè? Il dado è tratto detto da Giulio Cesare sul Rubicone. Sul Rubicone! Stai dicendo quelle famose. Tu sì, non sì, parli sta leggendo, ma palesemente. No, Alessandro. Non parla veramente, ma lui ha un repertorio anche per le lingue. Ha un repertorio di fra proprio say the line tipo parentesi ciao Andrea vengo dall'est e tu rispondi ed è no non è basta questo dall'est. No no ma vabbè. Potrei rispondere con un Mondre Polak Poskoje. Non so che cazzo sia. Vuol dire la mia bisnonna era polacca. Ah, per Rischi Poliski. Comodo può essere è quella, la tecnica per rompere il ghiaccio con le polacche e poi trombate, insomma. Sì, no, poi non so dire un cazzo di altro, però nel senso, cioè l'unica frase che so, perché quando facevo scherma avevo il maestro polacco e mi ha insegnato questo, stop. No, ok, ok. Però è sufficiente. E lui ti ha insegnato tutta la scherma, tutta la frase. No, beh, mi ha insegnato ovviamente... anche la scherma quello sì. Però come frase in polacco diceva quello perché io appunto gli avevo detto in italiano che mia bisnonna era veramente polacca e allora lui mi aveva insegnato a dire questa frase insomma per scopare le fighe incredibile. Cosa non si fa È tipico italiano che si sveglia in letti stranieri grazie alla lingua italiana insomma come ah, si è... bravo grande esatto. Sì, anche se sempre io muto tutto da Elio. Grazie a 00 benvenuto tesoro. Mi formicola il piede. Succede. Dopo te lo scaldo io, vai. Ho visto una cosa, gira la testa così se ti si formicola. L'ho visto su TikTok. Se su TikTok è vero. Credevo facessi il classico scam del versati il sale sulla lingua, che piace. Sale invisibile. Saliera invisibile. Ragazzi, provate a prendere una saliera invisibile e a metterla sulla punta della lingua il sale, poi. Scrativo sale? C'è una saliera invisibile? Prendi una saliera invisibile. La prendi e vedi l'effetto che ti fa. Come faccio io? Guardate, copiate me.
Ma no, da. Ma... Un cazzo. Mi ricordo dopo, adoro, adoro. Ah, è lo scam della saliera. Ti ha insegnato bene. Sì, ho conosciuto lo scam della saliera. Sono anche un ricercatore, ci tengo a precisare. Posso dire che il Chip mi inquieta che è l'unico che guarda dritto nella videocamera. No, perché in realtà sto facendo una cosa di lavoro e c'ho la webcam sopra a dove sto guardando. Ma è bello che io pensavo che le grafiche per il Chip Gaming, sta preparando tutto, ragazzi, sta arrivando il progetto più grosso del mondo. Domani viene lanciato, giusto? Ma veramente no. Cioè, se gioca, nonostante giochi ai giochi del cazzo, tipo South Park, eccetera, faccio fatica a giocare perché rispondo sempre a tutti in chat e quindi praticamente gioco così. Ma posso dire magari un nome per il canale? Mela Cippo. Bella. Beh, dovrei cambiare target di pubblico, ecco, visto che anche su Twitch siamo su quota 97% cazzi, me la cippo, bisognerebbe un attimo. Io guarda, ultimamente sono aumentate le ragazze nella mia community, non so perché. Anche nella mia, ma è vero, anche nella mia. Perché Bob, sì, vero, ora abbi pazienza. Confermo, anche nella mia, davvero tanto. Nella tua, tutti tranne che la me, grandi. Vabbè, ma sì, riflette su tutta Twitch, non è che è solo per me, è generale. Edo, te sei troppo scontroso, appari scontroso. Le ragazze hanno paura di te. Hanno paura, si spaventano. Perché avete paura? Quindi l'unica ragazza che passano sono le ragazze che si vogliono far sculacciare da te, palesemente. Quindi poche ma buone. O il contrario, o che ti vogliono domare, per cui magari... Il problema è che sono minorenni e quindi non ci si può fare niente, capito Edo? E vabbè, no, ma dici dato tu. Che il Masseo ha il canale 18 più. Questo però, se prendi uno screenshot che quella persona in chat, ma in tribunale si sterza, mamma mia, si fa del content. Ah, e anche giusto. Vale, a valore. Grazie Nick. A secondo me sì. Cosa? Ah, hai cliccato a valenza legale, sì. Ma cos'è che ha valenza legale? No, dico che se tu puoi testimoniare che quella ragazza sfortunatamente minorenne è stata nella tua chat avendo tu un canale 18 più, beh, dice, beh, è stata in chat, ha dichiarato che è 18 più e voilà. Ma non puoi scrivere anche se non clicchi per guardare. Beh, comunque poi ragazzi vi ricordo sempre che finché si scherza, ma non c'è nessuna legge che vieta di trombare le minorenni. No, ma se non c'è nessuna legge, se quello che è sbagliato, se quello che dice non è contro la legge, lo dice lui, non si prende le distanze. Vabbè, okay. Posso dire una cosa? Ricordiamo che il Chip ha un canale. Possiamo fare un gioco? Che personaggio vorreste essere se Switch? Che persona famosa, non famosa vorreste essere? Viva però? Esistente? Il Masseo ma pelato. Perché? Così. Sentiamo così. Non vale tipo Freddie Mercury, non vale. Cosa vuol dire? Vabbè. Per rimanere esistente? In cana, Salvatore esistente? Esistente? Esistente e non vale Cesare. Margot Robbie. Vabbè, ma non puoi avere attrazione sessuale per te stesso, esatto. Scusa, oddio. Non posso essere Margot Robbie e farmi le ditalinate? Ma scusa, ho capito, ma allora ma cosa ci vedi? Penseresti a qualcun altro? Il fidanzato di Margot Robbie allora? No. Ma come no? Ha più senso, no? È in prima persona. Prima persona, posso prendermi un dildo e ficcarmelo nel culo. Questo anche adesso. Vabbè. Potresti a prescindere, non... Vabbè. Per ridere. Per ridere. A me piacerebbe essere... A me conviene scegliere mid-range, perché è troppo famoso, tipo Bill Gates, così poi tira un po' queste robe qua troppo. Ah, ok, mid-range. Conviene andare su mid-range. Ah, già sì, mid-range. Non è tanto mid-range. Vabbè, Justin Bieber, ok. No, ma per Post Malone. No, l'avevo detto io, però. Mid-range, Post Malone. Ed entrambi avevo detto. Apposta, entrambi Post Malone. Silvio Berlusconi, ma nel 94. Vabbè. Adesso non lo so.
Però è anche tanti pensieri, tante robe, i trick, le cose a tenere. Però aspetta, bisogna chiarificare questa cosa qua, per chiarire, scusate. Cioè, essere una persona diversa però con la stessa testa, cioè nel senso che ipoteticamente c'è, cioè, cambi identità ma sei sempre tu, oppure proprio cambiare persona, cioè nel senso essere come. Se tu sei Messi diventi tu, ma hai poteri, cioè sai giocare come Messi a calcio. Hai poteri, quindi comunque sei sempre tu. Poteri, le stats si rendono, ok. Ok, quindi sei sempre tu in sostanza, cambi solo l'aspetto e il nome. E l'aspetto. Skill e aspetto. Allora sì, rimango sulla mia idea, ragazzi, cioè Margot Robbie, perfetto. Assolutamente. Oh, no. Più per le skill, immagino, che per l'aspetto. Dan Bilzerian. No. Allora vi dico, allora, no, ascolta, allora io ti dico Elon Musk. Ma no, io ti dico Elon Musk. Alto. Ah, è troppo alto Elon Musk? Ma sai quanti cazzi ha, cioè No, allora, ma sai perché? Perché io sono un appassionato di spazio, di astronomia, pazzo come sono, sarei in grado di fare ancora di più, e quindi per quello che dico Elon Musk, perché cioè, per me potremmo essere già direttamente su Marte, però sì, per quello. Avresti bombardato senza paralizzazione Marte. Ma tu scherzi, guarda che tu hai detto una cosa che non è tanto lontano dalla realtà, perché io sarei andato con tutte le testate nucleari del pianeta invece di farci la guerra come quattro stronzi di merda. È quello che vorrebbe fare Elon Musk, in effetti. Sì, io vorrei. Sì, io sarei andato, avrei bombardato per vedere cosa succede, per provare a terraformare Marte. Io ci sarei andato, invece di farci la guerra come quattro cazzoni su sto pianeta, che ce ne abbiamo uno, non c'è un pianeta di riserva. Però. Ma non me ne frega un cazzo, io sarei andato lì diretto io sarei andato diretto con le bombe, invece di farci la guerra tra noi quattro stronzi, abbiamo un pianeta solo, a rubare le risorse, ma andiamo a terraformiamo Marte, cazzo, scusate. Cazzata come le bestie. Io su queste cose vado in Fulandros, scusate. Questa cosa mi affascina, ma non ho capito. Fulandros Iniesta. Esatto, scusate. Non ho capito il collegamento, cioè è una domanda seria, tra il bombardamento nucleare di Marte e terraformare. No, allora c'è un collegamento veramente lungo. Da spiegare, perché ci vorrebbe un'ora per spiegarlo. Però sintetizzando, se tu modifichi delle bombe, ok, nucleari, per cercare di riattivare il nucleo del pianeta col suo campo magnetico, per cercare di avere un pochino più di gravità, atmosfera. Che tenga un pochino più di atmosfera, okay. Esatto, sei in grado di terraformare Marte, perché Marte è la metà della Terra, perché ha un raggio di 6.000 km, noi di 12.000, ok, quindi è un pochino più debole. Se tu fossi in grado di terraformare Marte, tu saresti in grado ovviamente di creare delle colonie molto più facilmente. Sì, se il campo magnetico che ti protegge dai razzi solari. Oltre i campi, esatto, esattamente. No, il fatto è che se tu facessi una roba del genere, teoricamente l'idea è quella di sciogliere le calotte, arriva l'acqua, esattamente, cioè c'è tutta una serie di cose. Ora l'ho semplificata proprio al massimo, ma veramente al massimo. Però quindi il problema è sì, anche le magliette. Esatto, detta così come l'ho detta ora, può essere presa come cazzata, perché va spiegata tipo per un'ora, sì. Però il succo è quello. Però l'acqua verrebbe contaminata. La domanda mi sorge spontanea, perché sono stronzo, ma perché si è disattivato il nucleo di Marte? Non è che si è disattivato, semplicemente nel corso del tempo Marte è morto, passatemi questa assonanza fonetica, okay. Però Marte è morto nel frattempo, cioè si suppone, per quello che sappiamo adesso, che fino a qualche miliardo di anni fa Marte avesse addirittura fiumi d'acqua liquida sulla superficie, e lo possiamo vedere per il fatto che ci sono le insenature ancora. I corsi, quindi, senza acqua, sì. Esatto, e noi, essendo forma di vita a base carbonio, l'acqua è fondamentale, come tutte le forme di vita a base carbonio, e la presenza di acqua liquida è fondamentale. Posso, sì, Andrea? Posso fare, allora, a parte che affermazione, perché anche io sono un grande appassionato di spazio, so che a Dario non gliene frega niente. Però dico subito, secondo te, non mi ricordo come ti chiami. Io, Andrea. No! Andros, fai Andros, che così è più semplice. Andrea ti chiami? Sì, Andrea, ma fai Andros, che è più Andrea, semplice. Andrea, che nome di merda, scusa.
Allora, è lo stesso, quindi... no, vabbè. Andiamo. Io ho la teoria dell'impollinazione spaziale. Sì, sì, la panspermia, la panspermia. Che i meteoriti alla fine sono come dei semi di polline che vanno negli altri pianeti, sì, a inseminare gli altri pianeti. No, ma allora, non è, no, è veramente, si chiama panspermia, questa cosa, okay. È una teoria che si basa sul fatto che la vita nell'universo proliferi e venga portata in giro fondamentalmente dai meteoriti. Meteoriti che poi impattano su vari pianeti e c'è, ovviamente tramite il nesso causale, c'è una possibilità causale che capitino in un pianeta, si schiantino su un pianeta nella zona abitabile di una stella, che è quella zona non troppo vicino e non troppo lontano, come per esempio è la Terra rispetto al Sole, quindi dove l'acqua può esistere allo stato liquido e di conseguenza queste microscopiche forme di vita possono proliferare e successivamente nel corso di millenni, milioni e miliardi di anni diventare poi quello perché che siamo noi, forme di vita. Tra l'altro è la stessa cosa che succede negli alberi e con noi nella sborra. Andros, ma è possibile che ma io non è che sborro dalla finestra sperando che ci passi sotto una. No, come no, mia zia c'è giustificato questi giri. Forse è Dario che No, no, non capisco come sia possibile che con Andros si finisca sempre a parlare di sperma, di sperma. No, allora, è questo... Vabbè, sono tutte tecniche, Dario. Sono tutte tecniche, capito? Tu le confondi col delirio, voluoi dire, arrivi. No, assolutamente no, ma sono incasellato. Non dico tu generico, confondi col delirio. Sì, è vero, è vero. Senza sperma spaziale. Chiedo scusa per questa piccola digressione, perché quando si parla di queste cose poi io impazzisco. Chiedo scusa. Anch'io, no, ma a me fa piacere. No, bello, mi piace. Ma Omi è anche un grande amante della natura, no? Vedi documentari sugli uccelli, sugli insetti, vedo. Ma non serve che mi prendi in giro, è vero? Ma non ti sta prendendo in giro, ero con te quando indicavi con felicità tutti gli augelli, quindi per piacere. Chiacchiera un attimino. Comunque, Andros, voglio consigliarti Kerbal Space Program. Carino. Grazie, assolutamente. Grazie. Assolutamente, grazie. Ma ne parleremo perché non sapevo di questa tua passione, ne parleremo sicuramente, sarà un piacere se vorrai. Insomma, sarà bellissimo, io mi perdo tipo. Tra l'altro sto cercando un piccolo weird flex di mandare un satellitino in aria. Sì! Bello. Dai! Il satellite modificato. No, è un satellite per prendere i fondi dell'Unione Europea. Dai. scusa. Best intentions ever. Ti scrive il progetto. Io sono un ricercatore, quindi posso far passare dall'università. Si prendono i fondi, poi ci si va a fare. No, basta. Ecco, ora vabbè, non male. È una cosa molto italiana. Sì. Anche bisogna dire le cose come stanno. Omi è un tirchio. No. Come? Omi è tirchio. Te devi vedere dove mi ha mandato a dormire ieri sera. Ma ci ha dormito pure te devi dormire, ero nella stanza di fianco alla tua. Tra l'altro, sei il più grande collaboratore, eccetera, organizzatore ieri a fare il culo a tutti, la regia, eccetera. Ti ha messo in quel coso lì per gli studenti, perché gli studenti vanno a morire, non a studiare, a morire. Io ho dovuto spostare lo studente dissanguato per dormire insieme a Agnese in quel letto lì di vimini intrecciato da merda. È pieno di soldi, non si sa dove vanno. Lui guadagnerà si può dire quanto guadagna con Twitch al mese. Non spende niente, nulla. Si è comprato un microfono l'altro giorno dopo 20 anni. E la telecamera è sempre la stessa, non fa investimenti, non cambia nulla. Dove ha comprato il microfono? L'ha preso in prestito da Lorenzo, infatti non c'è più. Senti che tirchio, non è possibile, non viaggia, no, la bamba, no, non è la bamba, ragazzi, mi piace. Mette da parte, una formichina. Le puttane di lusso. Allora, io mi ricordo nitidamente una cosa, e anche questa non la sai, eravamo marci entrambi, stavamo passeggiando per Milano per andare a casa sua, a un certo punto mi fa, io gli faccio... Ah, però non dirò la zona. Ah, te stai qui però, Omi. Vabbè, la zona è carina. No, fa cacare questa zona, è una merda. Non comprarci casa. Ma io non ci voglio comprare casa. Mi semplicemente ho detto, mi sembra una bella zona. E poi fa, ma scusa, ma te, Omi, non puoi prendere, vatti di culo, ti compri casa tua, te li sarei messi a parte soldi. Risposta, adesso ti porto a vedere un monumento su Mussolini.
perché l'ha comprato, perché l'ha comprato per quello. Come l'ha comprato? E glissa il discorso, evade il discorso in questa maniera pietosa. E io faccio, vabbè, mi portami a vedere, mi fa vedere una roba. E dove hanno impiccato, abito dove hanno impiccato Mussolini. Certo, ah, sì. Quindi hai praticamente quindi detto è più affezionato per motivi storici, non è che sia per la storia. Basta, non ha più risposto su questa cosa qui. No, ma perché la casa a fianco a me, che questa la conoscete tutti, la casa, camera mia, camera di Simo, camera di Lorenzo e più due e al piano a fianco a me hanno messo in vendita 600.000 euro. Li guadagni in un mese, vai. Il chip è una misura un po' sproporzionata. Ma comunque a me Tito me l'ha consigliato quell'hotel, mi ha detto è un bellissimo hotel, ci mando anch'io i miei collaboratori. Chi te l'ha consigliato? Sì, quelli che gli Tito. Tito, grande Tito. C'erano mobili di Obono del compensato anni 90. Era carino, amore. Ma che carino. Ma infatti non era così, ma allora la coperta è sudato. Ma perché te sei abituato a trombarti le TikToker nei peggio posti? Ma non è, senti, già mi costa farle viaggiare, non è che posso spendere anche per l'hotel. Più i documenti falsi per finge che siamo maggiorenni. Ma no, perché? Ho fatto degli upgrade alla location. Cos'è quello? È un upgrade, voglio upgradare la location, lo metterò qua. Perfetto. Ma cosa cambia tutto, bello. Sembra la fibbia tamarra che mettevano gli ausettoni per andare in discoteca, sai quelle fibbie? Cazzo è vero. Cacca. Quell'altro dice cacca. Poi gli occhiali li hai recuperati, scusate un piccolo. Grazie. Me l'ho scordato di ringraziarti, grazie anche per aver recuperato. Mi sono scordato di dirtelo. Grazie mille perché non vedevo niente. Grazie a Ono 97, ma qualcosa la vedevi. Grazie a Ono 97, a Alessandra. Sono le cose più grosse. A Retiglat. Cose che ho avuto l'onore di vedere anch'io, ma non so se vuoi raccontarle. No. Non so di cosa stai parlando, sinceramente. Ma c'è stato quel piccolo incidente con i tavoli e le panchine tutte per terra. Non ricordo niente. A parte io. Dei corpi. Grazie a Retiglat, a Zimblas, a Maokusisart, a Artemis Andre, a Codex, a Momeggio, mitico mio fratello Momeggio, Matteax, Dragon Nerd, Crimson LC, l'eroe dei dog, Riccardo, Federico, mio fratello, Natanox, Articulo, grazie per i gift, Cri Segreto, benvenuto, grazie a tutti ragazzi. Posso farvi vedere una letterina carina che mi hanno mandato? Come, amore? Poverino, quello lì della reception che ha dovuto prendere il dentifricio. Ma cosa ma? Ti hanno invitato alla scuola di magistri con le dita di Hogwarts? Appunto. No, mi hanno mandato una bellissima letterina carina con un... uno scritto? No, con un testo molto, molto simpatico e con un piccolo bossolo. Per ridere. Siamo andati un proiettile. Ma dove l'ha trovata? Mi hanno seguito quando sono sceso dal treno e l'hanno data a me per darla a lui. Ma è terribile sta cosa. No. Ho capito. Ma sembra una lettera minatoria, cioè tipo... È terribile. Ma è tutta una grande gag. No, leggo solo una frase. Gomorra la serie, ma... Leggo solo una frase. Non si può fare la rivoluzione indossando guanti di seta. Stalin. Sono... Va bene, ok. Sono gli stessi autori che hanno mandato la bomba ad Andrea, Ok. E la bomba, la bomba, sì. Come la bomba? Cambiamo discorso perché non voglio dare spago a questo. Ok, cambiamo discorso. Ma gli hai dato spago adesso facendo vedere la lettera, leggendo il testo e facendo vedere il contenuto. Sì, infatti non sto capendo la... Cos'è? Piscia? No. Ho imparato a bere la pipì per mantenermi giovane e bello. Prendo le distanze. Proprio a bocca larga. No, se posso darti un consiglio, bevi più acqua a questo punto, perché non è normale quel colpo. No. Se fosse sarebbe vero, bicchio, non sarebbe... Il bicchio praticamente nero, cioè, da quanto bevo poco. Dall'altro, no? Nato quella che ha bevuto il piscio, no? Ho sempre avuto questa domanda. All'unio, cioè, voi state ore... Io non ho bevuto quel piscio. No,
state ore a lavorare al PC e l'unico che bevo vedo bere in un bicchiere una tazza è Jamie Taz. È l'unico. Bevete tutti alla bottiglia. Cioè, state 10 ore su una schiva, non c'avete un bicchiere. Ma com'è possibile? È vero. Vabbè, okay. Non proprio per quel motivo, è refrigerata, quindi può stare 10 ore. Ah, ma ti dà il senso dell'equilibrio, capito? Perché sì, sta 10 ore fresca, ma la rovescia. Capito. Ah, tu dici versi e chiudi. No, io sono filosofia masseiana. Io filosofia masseiana. Cioè, grazie. Io le casse d'acqua sotto la scrivania. Top, giusto. Ah, proprio così. Boom, boom, boom. Beh, ma dipende. Il bicchiere per il succo d'uva, ma poi l'acqua. Se no, cioè, se vogliamo. Ah, questa è da lavare. Shaker ufficiale, Groda. No. All'improvviso una DV. Io non bevo level up. Ecco, 10 sconti. Non la bevo. Basseo, quello che volete voi. 15% di sconto. Non la bevo io. E sono 6 mesi di vita. Vabbè, non bevi. Te non la bevi, abbi pazienza. Se non vuoi berla, non berla. Fatti di cocaina e non mi rompere i coglioni. Perché questa associazione fra i due prodotti? Ma è perché quando Massa si sente in difetto la butta lì e dice: ah, bevi la cocaina. Mamma mia, che per ma perché non regge un discorso? Non regge un discorso a livello. Prendo le distanze. Ma sei permaloso, Andre, madonna stronza. Non mi devi interrompere! E se ne va. Uscita di scena così. Vabbè. Siete in forma, tra l'altro. E tutto a posto? Sì, io. Vance. Non mi sa che sei mutato. Non si sente, Vance, mutato. No! No! Non si sente. Come no? Non si sente. Non si sente. Ma si è mutato. Ah, ma è tutto una gag, forse. Tutto un doppiaggio. Sicuro? Credo di sì. E così gliel'hai rovinata, però. Hai svelato il trucco. Eh beh. Come va il chip con il melacippo? Che badaggia. E sei in atto di 15 minuti. Partito. Procede sicuro. Ha già il merch pronto. Bob, il prossimo canale che dovete tenere d'occhio, grazie a lui il gaming rinascerà. Ecco tutti i segreti. Chip gaming, 2 punti chip gaming ovviamente, poi c'è la faccia di chip tutta... Con la mela però. Con certo. Ovviamente super family friendly per prendere un pubblico dagli 11 ai 13. No, dai, non dire che prende il pubblico dagli 11 ai 13 perché dai. Con la mia dialetta, poi sei attenta. Grazie Edoardo. Poi, Dance come Greenbaud ha LOL modificato, che non c'era infatti. Va bene, comunque eccolo. Ah, si innesta mangaka così al volo senza Buonasera. Buonasera. Ciao. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ma il mio pacco dove cazzo è? No, va benissimo, perché? Ok, no niente, no, mangaka. Edo, stiamo facendo un contratto apposito con il corriere per mandartelo. Ecco. Mangaka, ma hai problemi alla videocamera che dietro di te è un po' sfocato? No, è fatta apposta. No, aspetta, guarda. Fa l'effetto blu. Lo vedi? Guarda, c'è l'effetto blu, grazie cavalloni. Guarda che va a fuoco, vedi? No, l'occhio è tutta carta, che va a fuoco? No, è vero, guarda. Lo posso prendere il volume. È vero. Ma non è un green screen. Sembra Vance, non è un green screen. Grazie Vance per l'abbonamento, che tra l'altro sei andato e ha fatto l'abbonamento, non ci sto capendo più un cazzo. anche bellissima battuta comunque, se posso, è stata bella. Mi piace bella. Che tu non ridi alle mie battute, ti congratuli. Ci avrei riso in un'altra vita, però intanto ti faccio i complimenti, capito? Io sono corretto da questo punto di vista, in onestà intellettuale prima di tutto. Luca, allora, oggi è sborrato? Ma non è domenica oggi. Ok. No. Bravissima Agnese. Bravissima Agnese. Ma allora, fermi un secondo. Cosa vuol dire non domenica? Fammi capire questa cosa. La domenica lui tromba. Cioè, gnocchi, chiesa, la domenica. Okay. Ma prima o dopo la chiesa? No, io non vado in chiesa, però comunque la domenica è un giorno tranquillo, di serenità solitamente, no? C'è la pace, c'è il lavoro, si ferma. Ci si rilassa un attimo. Ma non si può trombare sempre? Se...
E infatti, sì, bravo. D'altra parte, è stata l'occasione. Cioè, non si è chiamata. Magari, magari. E se quella, quella parte, diciamo, dovesse cadere esattamente di domenica? Cioè, nel senso... Mettiamo caso, no? Mettiamo caso che il ciclo cada per così, per caso, ok? Più volte... Si salta, ma può essere anche una volta in un mese, Ma come si salta? Luca, da parte mia non si salta niente, io non salterei mai niente. Lui è un porco, eh? Lui è un porco di veri veri, Ma solo di domenica. Lui che si tuffa, bravo. È un porco, Luca, ma solo di domenica. Luca, se potesse... Apertura del Mar Rosso. Giusto. Scusate. Scusate un secondo. Il zio del sesso deve parlare, prego. Scusate. Quando la bistecca è al sangue, si gira. Vabbè, quella però è una vecchia storia, si sa, insomma, anche un uomo naviga anche però, però è vero, non era ancora stato detto, è giusto dirlo. Quindi giusto dirlo. Anche per i più giovani. Certo, anche per i più giovani che devono imparare. Giusto dirlo. Ma per Luca, sì, due o tre volte una timbraturina al volante la farebbe il giorno, però non è così, capito? Sì, volentieri. All'inizio era così, all'inizio c'era giorni anche 5-6 pulite. E come si è ridotto a una volta a settimana? 5-6 trombate al giorno. Giorni 5-6? Vabbè, ma all'inizio è tutti così. Il primo mese... 5-6 al giorno? No. No, ragazzi, no, adesso il primo mese è sempre così. 5-6 volte al giorno. 6 volte al giorno. E tu sei già... il primo mese vuol dire che tu vi sei già ripreso il lavoro 180 volte, scusami. No, ma non tutti i giorni, dico, i giorni in cui ti riesci a vedere, perché ti spiego, tipo nel nostro caso era una relazione a distanza all'inizio, quindi ti vedi una settimana al mese e come se recuperassi tutto. Sì, ma sono comunque allora, tante 5 al giorno, Non è che recuperi, infatti. Ma no, una settimana mangi 7 volte. Posso assicurare io che... Guarda, non so per cioè, normale. Luca, le cose sono due. Le sborrate durano 3 minuti. E quindi... ma non vuol dire. Come mai hanno mezz'ora. Oppure, se consideri le trombate, anche c'è l'inserimento 1, 2, 3, 4, 5. Sei spinto. Luca, qua c'è una domanda importante. Ogni volta sborravi? No. Certo, anche se le ultime sono quelle in cui una goccia magari. Vabbè, Luca, c'è le palle, sì, palle c'è la lacrima. La crocca. Però ti spiego. Cioè, allora, tendenzialmente in 2 ore ricarichi, sempre. Sì, cioè, ma è 24H, non puoi dormire. 2 ore a tombare di caricare. No, 5 volte ci metti 12 ore, il tempo che stai sveglio non è niente. Pensa che, oddio. Poi capita calcoli, magari ragazzi, la volta mentre stai dormendo ed ecco che c'è diciamo che lo accettiamo nel momento in cui ricaricavi ti andavi a mangiare ma mettevi timer nell'iPhone sì ma lui cioè mentre metteva a scaldare le croccarelle stava anche scopando sì. Cioè non c'hai tempo e lì così sì, che girava che la padella sì rosa la salsiccia intanto in forma sua ma solo l'inizio così solo l'inizio poi dopo con la convivenza sì ma la perplessità è questa, una sex machine che è in grado di performare 6 volte al giorno, a quanto pare schifato del fatto che gli altri non ci riescono, quindi è il mito. No, schifato, dicendo che... Stupito. Come sei passato, cioè adesso tutte queste energie, questo potere, dove è finito? Spinge l'itarismo? Se ne va completamente, ma piano piano, non è che dall'oggi al domani... Magari poi diventa 2 o 3, poi una, poi un giorno sì, un giorno no, poi un paio di volte a settimana. Ma quindi è lei che decide tutto, è lei che decide, tu sei succube. No, cioè nel senso se non vuole, non vuole, fine. È questo, lo rispettiamo. È questo, è quello che ha detto. No, Luca, posso dire una cosa, se tu vorresti... L'uomo sempre vuole, cioè noi... Luca, ora ci ritorno. Con tutta sta voglia, Luca. Con tutta sta voglia. Com'è possibile che tu ti sfoghi esclusivamente
facendo sesso con lei, anche se magari è disponibile una sola volta a settimana? Com'è possibile che tu non trovi un'alternativa? No, diventa poi un'abitudine, ecco. Tu non so se hai mai avuto questa cosa, ora ti spiego. L'abitudine è la morte! Sei mai stato eccitato a lungo senza poter far nulla? Se va. Sì. Ecco, senza dopo, poter fare nulla, cosa vuol dire? C'hai questa? No, lo fai commuovere così, lo commozione un attimo. Sta male. Dopo sta male. Magari tanto fate tempo in chat, state tranquilli, fate le vostre cose, fate le vostre cose, se poi piano male, male. No, okay. Se stai ore e giorni non in cui stai piano. Così grazie. Che stai giorni arrapato, ma così, cioè, ti hanno legato e poi c'era delle spogliarelline. Cioè, sì, ma scusa, Cipe, se te... col cazzo arrapato. Cioè. Ma non se lo fai neanche... una volta a settimana, è normale che rimani giorni arrapato e poi hai i testicoli. Non che è normale ti fare una male. Volta a settimana, infatti. Ma non fai neanche lavori di mano, lavori da villano? Io dico, secondo me lui è migliore di noi perché riesce, se anche noi riuscissimo a trattenerci, sarebbe molto più bello la domenica. Sì, però anche a fare in culo. Ma poi io mi seguo, mi sto segando adesso. Stai cercando di trovare una spiegazione e una logica che non c'è. Ma perché mi devo tenere una trombata solo alla domenica? Ma che cazzo è? No, ma chiaro, però è vero che... Ma che vita è? Leghiamo sì le palle, ma scusa, abbi pazienza. Se fai una curva un po' più ampia, secondo me godi di più. Ovviamente io, cioè, qua parlo della masturbazione. Sei se ipocrita. C'è la tipa, si scopre e basta. Eccoci, ipocrita. A parte che fa bene per gli uomini alla prostata fare tante lavori di mano. Una settimana basta, signor Andrea. Una settimana basta. Quattro giorni. Cazzata come mostri. Non c'è bisogno tutti i giorni. Cioè, una settimana va benissimo. Non ce n'è bisogno, allora, però per te, se si potesse, tromberesti sempre praticamente. Certo, sei molto sei felice di questo? Lo dice. Questa è la certo. Sei felice di questo? Questa è la faccia dell'emoticon sua. Perché se per te tromberesti sempre, non trombate sempre? Ecco qua. Perché magari lei non ha voglia. È un problema, però. E puntualmente alla domenica voglia. Una bolla di trombati. Orologio biologico, la domenica. Poi dice bene, ma se ho fatto la domenica, si sveglia. Si chiama routine. Si crea questa cosa qua che è la cosa... Non è una cosa buona la routine, è una merda. No, secondo me no. Sono il più piccolo del mondo. Però scusami Luca, io non voglio fare casino, non voglio essere dietro alla tua ragazza e non vorrei farmi i cazzi tuoi in live davanti a... Per cui... Ma lo farai lo stesso. Secondo me se tu hai voglia dici e vieni qui mia topolona e si fa qualcosa. Ma Massimo Cecchini vieni qua. Però guardate, cucina un appoggino scherzando, scusatemi. Però guardate quello che ho detto Omi, non è totalmente falso. Perché non è importante. No, non è totalmente falso. Sentiamoci. Perché non è importante quello che dici. Come fai in full screen, ti prego, Dario? Ma come? Sì. No? È importante che sia in toscano. Ma che tu lo dica in toscano. L'importante non è quello che dici, l'importante è come lo dici. Questo fa tutta la differenza del mondo. Dipende dal rapporto che hai con lei. Perché se con lei sei abituato a scherzare, tu glielo puoi dire: vieni qui, bella topolona, ti schianto. Lei viene. Guarda che è vero. Guarda che è vero, dipende dal contesto, dalla circostanza.
Ecco perché. Se invece mentre sei in fila al McDonald's, magari no. Io, magari io... no. Sto ragionando. Ma poi, senso... tutto questo discorso assume ancora più significato quando vediamo il tuo tappetino del mouse. Possiamo rivederlo momentaneamente? Sì, sì. No, ma era molto... ecco perché è sempre ma piace anche a lei questo tappetino. Sono le sue quelle. Grazie mille, regia, per questo importante contributo. Allora, Luca, io non mi voglio far odiare dalla tua ragazza e le chiedo scusa per queste gag che non la conosco, che non voglio farmi odiare. Però no, secondo me il fatto è mettere un timer a qualcosa che si dovrebbe fare quando tu si ha voglia e scadenzarlo come se fosse un avvenimento tac tac con il me. Secondo me è una cosa sbagliata. L'ho detto mille volte, ma è così. Sono d'accordo, io l'ho spiegato brevemente prima, ma in pratica è come un grande fuoco, no? Una vampata, prima si fa molto spesso, poi sempre sì, meno, vero. Fino a che si arriva a dove siamo ora. Fondamentalmente, magari per altri non è così, quando quando entrambi i membri della coppia sono comunque molto... ci provo. Quando entrambi i membri della coppia sono molto affiatati a livello proprio di fuoco, di sesso, come posso dire. Fuoco. Non accade sta cosa. Mentre se invece magari uno dei due è un po' meno affiatato su quel livello sessuale, poi si va pian piano a limitare. La domenica non è un giorno a caso, magari può anche non essere la domenica, però la domenica è il giorno che accade molto spesso perché è il giorno più libero dai impegni. Sì, ok, non c'è l'università, non c'è magari il lavoro e quindi è il giorno più libero. C'è la cacata nel puzzo la domenica. Si va a creare quella circostanza. No, ma guardate che avete ragione tutti in realtà, perché dipende dalle persone. Cioè ci sono persone... ci fa bene cacare nel puzzo. No, non è cacare... non quello, però sul discorso sesso in realtà dipende molto dalle persone, perché ci sono coppie che per magari 35-40 anni questo full screen... è sempre la favore di camera, cioè sì, perché lui sai, conosce il mezzo, capito, appena lo punta lui subito per scopo, cioè, capito. No, è vero, cioè dipende, ci sono coppie che magari per 35-40 anni, 50 anni di matrimonio lo fanno tutti i giorni, invece ci sono coppie che trovano magari il loro equilibrio, è tutta una questione di equilibrio. No, ma se sei stressato ci sta che ci sono dei periodi strani, però secondo me deve essere una cosa naturale, cioè se voi magari lavorate un po' di meno, poi dopo può essere... due volte a settimana, tre volte, no, perché magari ci sono delle situazioni. Il discorso nasce da lui che parla del primo tempo come se fosse Rocco Siffredi delle Isole Vergini e poi adesso una volta a settimana, quello è il fatto. No, ma infatti dipende, cioè, dipende dalle cose, cioè, ci sono coppie che magari nel giro di una settimana, magari meglio una volta alla settimana, però con passione, esatto, con passione spontanea piuttosto che magari tutti i giorni così. Se invece siete nel caso tipo di tutti i giorni con passione, ancora meglio, cioè quello è un po' il discorso. Su quindi. Questo sono d'accordo, il problema è che la cosa che mi manca è la spontaneità. Cioè il fatto che la programmaticità che mi stona, perché veramente c'è lo scheduling. Ma lo scheduling. Luca, non hai mai provato tipo quando cucina ti cali le braghe e boom, la frusti con la minchia sulla così. È un approccio un po' stereotipo. In particolare magari se va a cucinare in casa dei suoceri può essere carino. Mi sento di rispondere a questa cosa. Mi sento di per dire, ho fatto un esempio stupido. Lo può anche fare in qualsiasi circostanza, mentre uno studia, mentre è al bagno, sempre. Però Edo, ecco, magari lei sta studiando, le metti in mezzo al libro, il cazzo. Il libro. Ragazzi, scusate, però cioè, una delle migliori è proprio tipo, cioè classica scena, cioè tipo state facendo una torta, cose del genere, caprettata sul forno, cioè quello è ma quello è massimo. Ma che cazzo, no, che situazione, state facendo una torta, ma scusa, sul forno, ma sul forno di friggere, no, non è che sul forno, no, vabbè, sul forno nel senso, il forno è incassato nel mobile, quindi non è che sei dentro nel forno, spento, non acceso, per dire.
Va per bene. Dire, no? Ma lei magari apre in quel momento per guardare la temperatura, amica. Allora è scema lei che apre in quel momento. Vabbè, dai, scusa. Ma poi gli prendi a peli la tuffi nella torta? Cioè, cosa vuoi fare? La tuffi. Vabbè, dai, cioè, è una situazione obiettivamente, cioè sei lì, capito, metti le mani nella torta, no? Cioè, capito? No. Io volevo solo finire. Ma la domanda qua è un'esperienza vissuta questa? No, delle assolutamente mani, sì. Della a me sembra il postino di Troisi, sinceramente. Uno può anche dire lo appoggi, lo metti, lo giri, però devi capire, Edo, che questa è una grandissima arma a doppio taglio. Quello che succede perché così tu non concludi nulla e in più te ne vai arrapato. Concludi nulla non è detto. Vabbè, non sì, è detto nulla. Invece è detto perché se il giorno è sbagliato, vabbè, il discorso è che per una persona normale lo capti se il giorno è sbagliato o meno, se c'è della frizzantezza nell'aria, così no? Il problema è che per una persona normale provi, non riesci, hai lo sfogo alternativo. Luca prova, non riesce. È finita. Infatti, è vero, tu non hai la cosa alternativa. Se no me lo scordo, ragazzi. Dark Andros, io come ho un founder che è fissatissimo con te, si chiama Sega Tronchi. È il Sonic, ti giuro. Meraviglioso. Me lo potresti salutare che lui morirebbe, tipo per una cosa del genere. Ciao Sega Tronchi, croccante. Ma Andros, ti voglio una domanda. Bene, mi sarà svenuto in questo momento, penso. Posso fare una domanda ad Andros? Sì, vai. Certo. Andros, ma tu sei una di quelle persone, perché finora siamo andati super d'accordo e credo di aver trovato un amico. Vai, assolutamente, assolutamente, concordo. E, però voglio sapere se sei una di quelle persone, visto che Dario ti dice quando arriva il momento Chad fa sempre vedere te. Volevo capire se tu eri una di quelle persone che ha, con le ragazze attua i metodi di postura, di cose, di parlata, di per cioè applichi delle tecniche per rimorchiarlo oppure vai a caso? Ti do la risposta più completa. Quando ero molto molto giovane ho imparato determinate cose perché quando ero molto molto giovane sono cresciuto senza padre e quindi senza una figura diciamo di riferimento a cui ispirarmi, esatto, e quindi ho cercato di prendere il più possibile da quello che vedevo nei film, negli amici o cose del genere, quei lati che potessero essermi più congeniali. All'inizio confesso, all'inizio avevo magari 16-17 anni, sì, erano cose magari copiate per vedere che cosa poteva funzionare oppure no. Poi con il tempo andavano sempre più a inserirsi nella personalità, le personalizzavi sempre di più e quindi ad oggi ti direi no. Quando ero molto giovane, sì. No, questo perché no, perché... Cioè, ci sono alcuni che si guardano i video di rimorchio, le cose. Non ti dico che si guardano i video di rimorchio, però ci sono delle tecniche che anche degli youtuber spiegano e magari, tipo, a me fa piacere, so che alcune cose vanno meglio di altre, però a me fa piacere essere me stesso, Certo, per cui anche ma assolutamente. Se non piaccio, però volevo capire se tu... Ma è giustissimo! Ma è giustissimo quello che dici tu, perché quello dipende sempre da quello che uno cerca alla fine della fiera. Perché se uno cerca l'avventura momentanea di per sé è lì, rimane circoscritta nel tempo. Se invece uno cerca magari la relazione o il vero amore, è impossibile non essere se stessi. O meglio, non è che è impossibile, se non si è se stessi, si rischia poi di incappare in una relazione dove l'altra persona non ti conosce, cioè non sei tu e quindi prima o poi viene fuori ed è un casino, quindi no, bisogna sempre essere se stessi. Puoi vivere anche una vita nella menzogna, cioè tipo la gente che si fa due o tre famiglie a giro per il mondo e continua a mentire fino alla morte praticamente. No, quindi, ma insomma, lo sai cosa? C'è un grande tema e per il quale io sono sempre molto restio a sentire le ragazze che mi conoscono, perché alla fine ciao, poi amore, mi dicono...
E ciao bello, avanti Savoia. E io dico, vaffanculo. Capito? Ma questa roba capita un po' a tutti, che se ti arriva quella e ti usa il meme tuo, ti cringi, cioè. Oh sì, eh. Beh, alcuni che vogliono, guarda, c'è tanta gente che vuole solo scopare, che dice, ah, a me non mi interessa, cioè, scusatemi, c'ho due belle chiappe davanti, sono contento. No, no, chiaro, chiaro, io un bombo. Ciao bello. Un casino. Così chi è? No, è anche se imposto una d'altra parte, è così. Aspetta che ringrazio qualcuno, che sennò un casino. Alcunox. E volevo anche io ringraziare, e non ho ringraziato per un'ora, per cui farò la lista. Grazie Recet, grazie Ciao, Iba. Avanti Savoia. Sempre una gag. È una gag sempre forte. E si vola. Ma Bob, ti senti ancora con Jumpitech? Sì. Ma che mi cazzo di domanda fa? È? Questa domanda? Perché Bob aveva, quando prima di iniziare a streamare, ma appena mi sono trasferito a Milano, io giocavo a LOL nel server del server TS di Bob, e da lì che ho conosciuto Bob. Eccoci. E gli altri, cioè ho conosciuto Bob, con gli altri non ci parla. Spawn è l'unico con cui ho fatto amicizia, devo dire la verità. Spawn, Giovanni. No, vabbè, non è vero, abbiamo fatto anche degli scherzi telefonici, io, te e Stormy, se ti ricordi. Non ti ricordi? Anche io mi scordo tutte le vostre robe. Invece la tua prima live su Twitch la ricordi? No, io no. Perché in realtà la streamavo io, Pokémon Go, in giro per Milano. Ah, avevo fatto una roba IRL nel 2014-15, non lo so. In giro per Milano, due iPhone con Bob, IRL, Pokémon Go con Rovazzi. Sì. Assurdo, cioè. Sì, ma la mia live che avevo fatto, allora io, c'è stata 4 mesi che ho streamato con, molto spesso c'era Bob e streamavo LOL, solo LOL, facevo 80 viewers. E la live che mi è andata meglio, mi ricordo, feci un grazie, Ruso. Ogni kill che mi facevano su LOL, uno sciottino. E Papa Vegas mi donò 400 euro. E c'erano 400-500 persone. Dicevo, wow, questa è la figa. È la figa, è la vita. E, questa è la figa, è la vita. E la cosa simpatica che dico a Bob è che da un mesetto e qualcosa io ho compiuto il mio account odierno di Twitch a 10 anni. Boia! Pioniere! Ma però, Twitch esiste da 10 anni? Non vero? Non pensavo. Sì, Twitch sì. Justin TV. Da quando c'era Justin TV. Ok, però pensavo che anche prima che la comprasse Amazon non fosse su da 10 anni. Grazie, il vero gemello cattivo, proprio. Io ci sto da 8 praticamente, quindi sì. Non perché pensavo. Guardavo Trick2G, non so se forse lo conosci, Bob. Sì, ho voglia. Ancora, Trick? Io non so cosa, ma fa ancora. Io a maggio faccio 3 anni, 4 anni, da 3, fa 3, vai per sicurezza, 3 anni dalla io mia... Non mi ricordo. Dalla mia prima 8. Live serie, voglio fare io una 2018. No, ma l'account c'è già da prima, Dario. Sì, la cautina, la prima live serie. Prima live serie, diciamo. Con la prima che fece fu la reaction alla prima puntata di Adrian. Sì. Tu sei arrivato... Streamai, non avevo neanche con Streamers, con l'applicazione di Twitch. L'abbiamo fatta insieme, tra l'altro. No, tu sei arrivata alla seconda. Io sono arrivato alla seconda, ma ero già su Twitch tipo dal 2018. Grazie, Matteo. Insgatolati! No, allora... Sì, sì, ero tipo arrivato un pochino, tipo, ma tipo tanto così, cioè tipo di 2 mesi, e poi l'abbiamo fatta, la seconda l'abbiamo fatta insieme, è vero? No, io ho fatto la prima così, e mi ricordo che col telefono era venuto un sacco di gente per l'evento, ovviamente, sì. E io ero stonato perché ma senza alert né niente, una merda, con un telefono vecchissimo tra l'altro, e ma Adrian faceva content a sera, meraviglioso Adrian, sì, faceva tutto l'uffo. Io tra l'altro t'ho anche regalato la colonna sonora di Adrian a tutti. Sì, ce l'ho, l'ho custodito. Victor, ma le puntate di Adrian sono sparite? Cosa? Le puntate di Adrian sono sparite o si possono riguardare? No, attenzione, le dovevano mettere su Mediaset Play, si trovano su Pornhub, se ti interessa. Non chiedermi perché, non fare domande. Uno dove conservare dei video, Pornhub.
Grazie Marco Sca. Ami, cosa stai andando a cercare? No, no, vedo. Occhio alle preview, eh. Oh, ragazzi, ragazzi, 10 anni, un mese e 3 ore ho questo account. Urca, urca. Ma anch'io ho appena controllato, io ho 7 anni, 2 mesi. Vediamo. Perfetto, hai detto così. Punto esclamativo accountage. Accountage. 7 anni e 4 mesi. Mi batte. Il Maseo, abbiamo fatto l'account vicini. Vicini, comunque. Cioè, ho fatto prima l'account di Twitch che quello di YouTube, tra le altre cose. Però. Ah, sì? Sì. A me non mi serve. Mi sa che la lascia. Ma pensa a te. Eccolo, tutti lo stanno spammando. Eccolo qua. Scusa, Dario. Ma le chat sono tutte un accountage pepega. Ma l'accountage, se lo streamer c'era disattivato, non funziona. No, ragazzi, basta che cliccate sul vostro nome in chat. Basta questo. Esatto, cliccate sul vostro nome e lo dice subito. Account created in. Tac, tac. C'è Moonraid in chat, ciao sì, Dario. No, si è abbonato tra l'altro, grazie Moonraid, grazie mille, benvenuto, è il tuo primo abbonamento qua, benvenuto. Grazie a Enzo Stone per l'abbonamento, grazie mille. Ma non lo so, io feci delle live nel 2013, due o tre, dove non mi si vedeva nemmeno, mi sembra, forse sì. Poi smisi e ho ripreso 3 anni fa. Ma tu Dario streamasti mai da YouTube? Cioè proprio in maniera seriale? Sì, faccio l'hangout ancora, gli hangout di notte. In cucina? Sì, in cucina, sì. Mi ricordo comunque anche qualche diretta su YouTube hai fatto, però come mai, per esempio, non sono mai partite le live su YouTube? Troppo presto. In generale, Come no? Non c'è il Prime. Per l'abbonamento. Il sistema, diciamo, economico di sostentamento sia per i creator che per le persone del Prime... Da un salto rispetto, cioè YouTube ha tanti poi anche di interfaccia, la chat, così, ma quelle sono conseguenze del fatto che non è ottimizzato per le live. Però un punto a favore di YouTube è che è più normie friendly, per cui se uno come noi fa una live su YouTube avrà molti più numeri rispetto a Twitch. C'è da dire quella cosa, che se tu ti parte una parola bannabile non ti bannano, ma al massimo ti demonetizzano, ti limita la monetizzazione. Cioè su YouTube puoi stare più sereno quando fai le live. Più c'è la questione dei VOD che sono naturalmente integrati col canale, cioè il VOD è un video evento di quella cosa lì, esatto. Okay. Sì, è più organizzato, è adatto a un contenuto live che ha pochissima interazione. Nascono i figli, sono già conigli. Perfetto. Va bene Andrea. No, io già ai tempi quando facevo gli hangout notturni che chiamavo verrà cancellato perché facevo finta che venissero cancellati, poi non li cancellavo mai, già mi garbava fa questa roba qua, cioè erano veramente 5, 6, 7, 8 persone tutte insieme a chiacchierare. E io li guardavo. A chiacchierare di cosa? Di niente, figa. Come adesso, di questa roba qua, di niente. Ma quando eri normi, ancora? Io, no, ora sono normi. Ma Dario, se non sbaglio si fece un hangout insieme. Fidati. Ma sono smartis? Poi è vero, stavo pensando. Cioè, personalizzabili. Ma personalizzati. Sì. Sono punti. Ma erano mandati, porco Dio. Bellissimo. Dai, facciamo! Viva gli smartis! No, ma no. Sì. Vabbè, ma lo smartis stare. O level up? Ma sai che sono buoni, cazzo? Vabbè, smartis sì, certo. Ma poi è strano, perché sopra è questo il simbolo degli smartis? Aspetta, forse sono pastiglie di altro, sai tutti questi. Io vedo solo il bianco. Sì, anch'io. Vabbè. C'è una M sopra, c'è una M, ma sembra quello degli M&M's. No, ma sarà Matteo. Allora sono M&M's. Ma allora cosa sono? Però sanno di Smarties, è un altro gusto allora. Saranno le M&M's al cioccolato. Sono diversi gli Smarties dalle M&M's, sono più sottili. Infatti questi sono sottili. Comunque magari ha un gusto particolare. Belli però, belli coloratini. Sembra un altro. Andatevene a fanculo, mi sono rotto.
Mi ricordo quando facemmo con Dario, dice Tizio Qualunque, quella live indignata da me con Victor e altri sulla deriva della comicità di YouTube partendo dal video dei Pantella. Sì, 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 è vero. Era la sera della mafia. Si potrebbe rifare lo stesso. No, basta. Penso che la loro comicità sia rimasta invariata da quella live. Allora. Sono inutili le battaglie. Tutto secondo me. Il resto del mondo è andato avanti. Quindi se già i tempi. Posso dire una cosa? E se riesci a vivere su quella linea lì come fanno i Pantellas, quindi i Pantellas non cambiano l'età con la loro età, ma rimangono sempre affini all'età di un ipotetico pubblico da primo, secondo, terzo liceo o da medie. Però posso dire, se duri talmente tanto da non morire, diventi Icona Pop. E in questo caso i Pantella sono Icona Pop. Non fanno Icona Pop? Sì, secondo me sì. No, non sono d'accordo. Dai, ma quando fanno le scenette della scuola, che non ci vanno da 15 anni, dai, è troppo. Poi io mi ricordo quando me li vedevo, perché io me li vedevo in prima liceo, quando avevo 15 anni me li vedevo. Ma pure io. Perché, sì, ma facevano delle blackface assurde. Ho provato a rivederli in live, è tutto bannabile, tutto completamente bannabile. No, non sono d'accordo, secondo me. Anzi, secondo me il pubblico sta diventando veramente, veramente più furbo. Cioè, i giovanissimi che guardano TikTok, insomma, però i ventenni di ora non sono ventenni quando si iniziavano su YouTube. Sicuramente. Ma perché non c'era tutta l'educazione e tutti i contenuti che ci sono adesso. Cioè, si andava nel buio, poi tu crei la strada, gli altri la seguono, c'è già una strada fatta, per cui tu per fare qualcosa e per risultare, visto che sei venuto dopo, la fai più figa, perché sennò risulterebbe uguale a quello che è arrivato prima. Non lo so, io dico solamente che il pubblico di adesso secondo me è molto esigente, ma perché anche canali grossi hanno alzato molto l'asticella, e non ti parlo di canali grossi che dove si sfruttano mezzucci di merda per ottenere numeri che poi prontamente l'anno dopo finiscono nel cesso perché non hai saputo coltivare. No, non lo so. Sai cos'è? Avete ragione entrambe. Avete ragione entrambe, perché se è vero che una determinata fascia di pubblico segue in virtù del seguire, cioè c'è una strada segnata e quindi la seguiamo, è anche vero che con l'avvento di TikTok e negli ultimi tempi l'attenzione del pubblico, chiamiamolo mainstream, senza accezioni dispregiative, ha un'attenzione molto più bassa. Proprio perché il fenomeno TikTok, io adesso parlo di TikTok, ma in generale TikTok ha ristretto l'attenzione del pubblico, cioè tu hai dai 2 ai 5 secondi per piacere fondamentalmente a qualcuno, se no swipe, via. Questo è la tipica, come si dice, carezza d'attenzione che hanno i bambini piccoli. Ovviamente non voglio offendere nessuno, attenzione. No, Twitch però sta invertendo questa tendenza. Twitch sta invertendo questa tendenza ed è vero. Perché infatti c'è una spaccatura, questa è una cosa di cui sentiremo parlare probabilmente tra qualche anno, perché ora è proprio ancora agli inizi, e come tutte le cose agli inizi poi si vedranno dopo. Adesso è cominciata la spaccatura del pubblico tra coloro che hanno intenzione di spendere qualche minuto o qualche ora, sto vedendo, o qualche ora a guardare qualcuno, e chi invece ha una soglia di attenzione dai 3 ai 5 secondi. Ma non è dispregiativo quello che dico, attenzione. Posso dire una cosa, ne parlavo ieri con Luis. Allora, noi come streamer non siamo quelli che vai a consigliare, oh guardati la live all'amico a scuola, quelli vanno a dire hai cagato e gli consigliano quella roba lì. E infatti la cosa di hai cagato è la cosa di LOL. Cosa ha fatto? Ha fatto un excursus, una viralità grandissima in 3 settimane. Poi tra la prossima TikTok, settimana soprattutto. Nessuno parlerà mai più di LOL. Invece noi siamo quelli che fanno un po' più compagnia, siamo un po' lì, non diventiamo quasi mai virali. Per no, cui. È vero, però a parte un binario, dove arriviamo con l'evento, allora se ne parla dell'evento. Tipo ieri ho visto che ne hanno parlato un sacco di persone. Però non è viralità, è l'evento, non c'entra niente con l'essere virale. Poi chiaro. Poi ci arrivano le botte di culo che dei freebooter diventiamo virali su YouTube, a volte sì, a volte no. Quella è un'altra cosa. Ma è successo. Però nessuno di noi ha fatto costruire questa cosa qua della lenta e sana sana, non perché l'altra sia malsana, ma perché ti permette di tenerla crescita, è molto più difficile, perché vuol dire che ogni giorno
col martelletto, non è che sì. Beh, pigli una mazza e smonti tutto. Devi andare per stillicidio, devi andare. Ma è così, pian piano la gente sta con te, ti impara ad apprezzarti quasi al di là del contenuto, secondo me. Gocciolamento, cioè, deflusso lento continuo. Sì. Quindi secondo me alla fine Twitch, infatti, nella sua, con tutti i problemi che ha, comunque ha l'esclusiva capacità di essere forse una delle piattaforme che ti fa conoscere di più e ti fa stare di più con, sì, perché non riesci ad essere, non riesci ad essere tutti i giorni, magari per 5, 6, 7, 8, 10, 12 ore al giorno un personaggio. Inevitabilmente diventi te stesso. È una maratona Twitch, però l'altra cosa, anche la viralità non è facile da avere, perché comunque non c'è la chiave. Io mi ricordo le aziende che dicevano, certo, fai il video virale, dai che c'è l'ADV, fallo, ma che cazzo ne so come fare il video virale, che cazzo vuoi? Non è che c'è una scienza per fare il video virale, non cazzo vuol dire. Poi tante volte sono botte di culo, tipo saluta Antonio, ma che cazzo era, cioè, eppure allora su TikTok poi la viralità è a caso. Sì, no, ma di là del morto, dico, è virale, ma non è che uno ha inventato un contenuto, ha studiato qualcosa per renderla virale, è una stronzata e poi è morto, ma prima di morire comunque ce l'ha messo, non è che è durato una settimana. Ma la viralità è, ciao, esattamente signori, come gli spermatozoi, ce ne sono così tanti che uno ce la fa. Sì, vero. Va bene. Comunque anche in radio parlano spesso di questa cosa, che le canzoni nuove, cioè nuove negli ultimi anni, sono sempre più corte, cioè le canzoni che escono, i singoli da radio così, non durano più una sega, durano 2 minuti e mezzo. Sì, ma infatti secondo me, comunque secondo me Twitch spacca proprio per questa roba qua. Ecco, di brutto, Chip, mi sa da te. Io non ho toccato proprio niente. Ah, ok. Vabbè, comunque. Ah, ok. Secondo me spacca Twitch per questo, perché c'è una fidelizzazione totale del pubblico. Cioè, se vuoi crescere su Twitch, devi puntare tutto sulla fidelizzazione. Cioè, poi diventa anche virale. Magari fai un boost di spettatori che piano piano ti seguono e magari si abbonano. Ma è una cosa molto lunga. Secondo me è proprio bello il fatto di crescere passo dopo passo, che era quello che mi piaceva fare su YouTube, ma che è un po' più difficile da fare su YouTube, secondo me. Almeno per me lo è stato. Io ero quello di nicchia, quello che arrivava col cappello storto. Ecco, Dario ha fatto un nuovo video, è sempre importante il video di Dario. Sì, però poi non campavo e quindi ora lo posso fare, lo faccio quando lo faccio. Insomma, va dalla COP. Guarda, io ho queste visual. Ecco qua, Gundam, capito? Però, questo è benissimo. Però senza, cioè, qui c'è piattaforma di fidelizzazione, ma se non c'è una piattaforma di accumulazione, ok? Cioè, bene o male, devi partire in qualche modo. Sì, è vero. Cioè, secondo me vanno sempre di pari passo. Cioè, io questo discorso lo faccio costantemente, lo so, sono ripetitivo. Però vanno veramente uno a fianco all'altro, Twitch e YouTube. Cioè, vanno costantemente dipende, uno a fianco all'altro. Bob, dipende. Perché esempio, può essere evolutivo o derivativo. Però comunque è vero. Non traghettavo molto, all'inizio non traghettavo. Può esploderti da un momento all'altro per qualcosa che fai, per un live che fai. Non è per forza matematico che sei tanti su YouTube e ne avrai tanti anche su Twitch. No, non sto dicendo questo. Ferdinando, quello è un altro discorso. Ferdinando, stai facendo un esempio che non c'entra nulla con il discorso che stiamo facendo. No, io dicevo una cosa diversa. Dicevo proprio partire, perché voi state parlando proprio di crescere lentamente su Twitch. Assolutamente, sono d'accordo. Ha il suo pro, è sicuramente la piattaforma che fidelizza di più. Grazie. Ok. Ma non è possibile partire davvero solo con Twitch. Questo sto dicendo io. Ma Ferdinando era un chat, da soli, praticamente impossibile, secondo me. Non è impossibile, ma è molto difficile, quello sì. Sì. No, ho capito comunque il discorso. Ma dipende anche dall'epoca. Cioè, se me la metti a livello attuale, ti dico ok. Se me lo metti 2-3 anni fa, ti manda a fanculo. Ora è impossibile. Attualizzato. Ora è impossibile. Okay. Ora sì, è quasi impossibile. Cioè, fai veramente 0,1%. I primi è normale. Cioè, i primi sì, per quello sì. Poi c'è anche il discorso. Chi viene aiutato, no? Cioè, o chi mette in mostra altre persone. A me è capitato spesso. E persone che ce l'hanno fa.
fatta, le persone che ce l'hanno fatta sono persone brave, cioè sono brave a fare quello che fanno. E quindi c'era, cioè, io sono partito da YouTube, comunque partito da YouTube fino a un certo punto, perché io per un anno l'ho detto fino alla morte, c'avevo 200 300 spettatori quando era grossa. Mi ricordo, mi stupì quando venne Sabaco e feci 1000, no? Una festa pazzesca. Vabbè, cioè, quando si veniva il monitor che si faceva 3000, era una cosa incredibile, surreale. E da me è passata tanta gente non ce l'ha fatta perché faceva K.A., tanta gente ce l'ha fatta perché era brava a fare le sue cose anche fuori da solo e si è messo in mostra, ma giustamente se ne parlava anche oggi pomeriggio. No, ce la fai per l'unicità, quello è ovvio, ma secondo me però sia a te, per esempio, che a Omi, il freebooting, cioè saresti arrivata allo stesso risultato. Però il freebooting è stato un accelerante incredibile, c'è stata benzina sul fuoco fondamentalmente. Sì, sì, il risultato sarebbe stato il solito, però sì, YouTube col freebooting è stata benzina sul fuoco. Secondo me un parassitaggio. No, non è parassitaggio, secondo me. Sì, parassitaggio positivo. Come... il freebooting, dici? Sì, sì. Ah, ho capito un'altra cosa, scusami. Attenzione, qua c'è il Matteo Cazza. Allora, parassitaggio positivo per te, faccia di cazzo. Cocainomane, dai, dillo. No, ma se a te va bene, a te può andare bene, a me fa schifo, non mi piace, vaffanculo. Ma non sto dicendo perché che deve essere positivo per tutti, cioè non ho capito. Ma non è sempre positivo, quando non me ne frega di avere la pubblicità su YouTube, piuttosto faccio 10 spettatori e non me ne frega un cazzo, cioè porco Dio. Ma no, tu hai ragione, posso dirti la mia domanda, infatti non sto dicendo che è giusto o che è sbagliato. Secondo me all'inizio è un vantaggio, poi si deve avere la furbizia di accentrare, cioè di quelle persone, di farle lavorare, accentrare e portare il contenuto su un canale centralizzato. All'inizio però secondo me aiuta, anche se è diffuso. Poi devi essere bravo ad accentrare tutto quanto, perché comunque a un certo punto effettivamente diventa poi accentrare una roba e moderare, così da evitare. E moderare. Il problema è io a un certo punto ho dovuto proprio dare un freno ai freebooter, perché ce n'avevo 64.000 e poi soprattutto mettevano un video ogni mezz'ora, ogni ora, era diventato insostenibile. C'era la gente, c'era la home piena di roba mia, chiaro, potevano levare le notifiche dei canali e tutto, ma era diventato insostenibile e tutti volevano un pezzo del mio corpo, che va benissimo, però insomma fino a un certo punto. Allora l'ho limitata un po' e poi ho aperto anche il mio, dove ci metto i contenuti che preferisco e che voglio conservare e che voglio montare alla mia maniera, cioè alla maniera squilibrista. E quindi ho dovuto limitare, perché quando gli dai un braccio ai freebooter, alcuni, non tutti, poi perdono la testa e iniziano veramente... È vero. Dacci giù pesanti. Sì, sì. Ma sai cos'è? Tu hai detto una cosa molto giusta, quando tu hai detto montare e fare... alla tua maniera, ed è quello che molto spesso i neofiti non capiscono, cioè molto spesso si arriva e dice no, perché io adesso ho visto loro e allora faccio questa cosa perché devo fare pubblico. Questo è il consiglio più veloce del mondo, più facile del mondo: quello che ti piace, quello che sei bravo a fare, non farlo perché potrebbe funzionare. Perché come abbiamo detto prima, non c'è la ricetta, cioè nessuno di noi, io potrei chiederlo a chiunque di noi, dice qual è la ricetta di quel video, a posteriori magari uno può dire sì, ha funzionato per quel motivo o per quell'altro motivo, ma mentre lo stai facendo non è che hai la ricetta, dice questo funzionerà, nessuno, è assoluto, cioè nessuno di noi vi sa spiegare qual è la ricetta, però c'è una cosa in comune, quello che piace. Perché ognuno di noi ha fatto le cose a suo modo. Quello sì, Ed è forse quello che piace. E diciamo che ovviamente quella è una condizione, forse, secondo me, necessaria, essere se stessi e portare se stessi. Però, secondo me, conoscere le piattaforme, sapere che cosa tira di più in quel preciso momento, guardare cosa sta andando, può aiutarti a formare il te stesso e incanalarlo in certe forme. Faccio un esempio del cazzo. Alla gente piace bettare, no? Uno pensa a un format, perdi un momento in più per capire magari se come inserire le bet, perché alla gente piace mettere le bet. Allora tu ti adatti alla piattaforma di modo che tutti gli strumenti della piattaforma ti aiutino ancora di più a generare un bel contenuto. Non lo so, io su questa roba qui invece sono d'accordo fino a un certo punto. A me è sempre garbato spostare il pubblico dove mi pareva a me, cioè non mi garba tanto seguire la bandiera, ecco, però è una mia scelta. No, ma infatti tu fai la cosa giusta, perché tu dici
Cioè, il punto è quando tu dici fare quello che garbava a me, è proprio quello il punto. Ragazzi, possiamo perché non parlare più di cose per i tecnici che... Sì, no, esatto, dai. Ma ha iniziato te, peraltro, stavolta. Ah. Suona il vento, fischia la bufera. Approfitto di questo tentativo di Andrea di confonderci per salutarvi, perché sono veramente stanchissimo. Ciao, Hank. Grazie, come sempre, per l'ospitalità. Anch'io seguo Hank. È stato un piacere. Cippe, andiamo là? Ci troviamo lì. Del nemico, andate. Le TikTokers sono già arrivate. Sì, quelle che hai chiesto tu. Ok, a posto. Ciao ragazzi. Buonanotte, buona stream. Ciao. Del nemico. Orango Tango, scegli un altro canale allora se faccio anche troppo per spostare il pubblico che voglio io. Mi sembra piace un po' strano tre contemporaneamente, Edo. No, vabbè, grazie. Poi. Grazie a te, aspetta che ringrazio qualcuno prima di sentire cazzate di Luca, aspetta. Se ne sono andati, non se ne poteva più di loro tre. Ma no! Vabbè. È andata. Sono molto stanco, dico la verità. No, ma il discorso è, per quanto mi riguarda, è diverso, perché a me ha solo creato danni. Il fatto di ricaricare i miei clip e basta, quelli in cui mi incazzavo di più, mi ha creato solo che problemi, te lo posso assicurare. Ma lo so, quindi questa cosa mi triggera di brutto. Rispetto la tua visione, sì. Edoardo. Mi triggera un botto. Rispetto la tua visione. Perché te c'è anche un modo da arrabbiarti che... Dopo fa visite facili quel modo lì. Hai capito? Fa visite facili è una brutta impressione. Ma non è solo quello, è che giustamente tu non è che passi le live incazzati e basta, fai anche altro. Sì, quello. Però se uno vede la gente ormai la faccia, sti cazzi, ma io capisco il risentimento, ce lo capisco perfettamente. Grazie a Armisodium per i 140 pippoli e grazie a LucasOn99 per l'abbonamento. Grazie mille, LucasOn. Presenza TV, presenziate su YouTube. L'ho visto prima in chat, ragazzi. Se vuole venire, volentieri. Possibile sapere... in TV su YouTube. Sì, lo dico sempre. Okay. Dario, penso sia arrivato il momento di Checco. No, non è detto. Perché Checco Bomba? No, non è Checco Bomba. Tra l'altro mi ha scritto Checco. Checco Bomba? No. Sì, voleva un consiglio su un manga, mi sembra. Checco Bomba? Sì. No, Checco e basta, il ragazzo sardo. Ah, il ragazzo sardo. Per ora no, ragazzi, Checco, per piacere. Perché no? Adesso non ci sta, secondo me, Checco. Ci sta solamente quando c'è il delirio più totale che spunti così, se siamo 9 su 10. Va bene. Secondo me così, poi richiesto, non ha senso, capito? Deve essere unexpected. Esatto. Ok. Il sardo che non ti aspetti. No, non c'è il codice sconto Checco, ragazzi, da nessuna parte. Mi dispiace. Grazie a Dark per l'abbonamento. Grazie a Gioco Nero per il gift a Dark Andros Official. Grazie mille, Gioco Nero, per il gift a Dark Andros. Tete, no, non c'è, purtroppo dorme, ragazzi. Ho sentito prima, non può venire. Sì, mi sentito libero di dormire. Sono grazie a Danny Motor per l'abbonamento. Ci sta, sì, ma è stanco. Luca, dimmi. Noi abbiamo aperto questa parentesi che poi non abbiamo mai chiuso, ti rendi conto? Perché poi è successo di tutto nel mezzo. Come mai, Luca? La domenica, se l'ha detto, domenica papà. Ah, da lì no, pensavo dello spacchettamento di Yugi. Domenica e io sono con te. Vero. È anche per quello. Grazie a Napoli. Vero. Vero. Grazie a Bob per l'abbonamento. Grazie mille, Bob. È il resub della lore oggi. Sì. E il sub anche, perché Moonride è nuovo, non l'aveva mai... Saidonia, ragazzi, sta facendo un nuovo format che va da mezzanotte alle 6 del mattino, dove praticamente gioca a Pokémon mentre cana un tubo e la merda dà energia a un altro gioco che sta cercando di speedrunnare. Questo è il format, lo fa da mezzanotte alle 6, poi 5 minuti di pausa e dalle 6 e 5 alle 2 le 3 pomeriggio, Pokémon, Nuzlocke, tutti i giochi di fila. E insomma, il programma è molto fitto, ragazzi. Non può venire. Con Sabaco che guarda tutta l'operazione, chiaramente, perché sennò è un casino.
Sabaku, mio fratello. Assolutamente. Tete? Buonasera. Mi sembra di no. Ciao Gaia. Buonasera. Buonasera Gaia. Buonasera. Ho sentito, Gaia. Si parlava di figa, allora sono entrata. Non mi... Ma non mi risulta, però okay. Non mi risulta neanche a me, però vabbè. Zero, da due ore non si parla di si parla. No, raga, America, allora, ho un'informazione importante. Per chi? Per tutti. Oddio. Oggi era l'Orny Day. Lo sapevate? No. No, va bene Gaia. Grazie a chi level up per l'abbonamento. Grazie a voi. Infatti io ho un'informazione ancora più importante. Va bene Gaia. Domani è il 18 ed è il Send News Day. Via. Ecco. Ah sì? Domani sì. Domani vuol dire che allora Edo, aspettati un messaggio, mi rado apposta. Okay. Grazie a Valerio Montagliani e grazie a Tizio Qualunque per l'abbonamento. Ho sbagliato giorno, adesso cosa faccio? Li cancello? No. Mary, ti saluto, grazie di essere passata. Cosa dice Agnese? Niente, Gaia, tutto a posto. Ragazzi, posso dire una cosa? Oggi è il giorno, e oggi è la giornata mondiale della lotta contadina. E domani è la giornata mondiale della biodanza. Nanni, Telegram. 17. Dovevo invitare il pub dell'amico. Ma no, l'ho visto prima in chat il cretino. Posso dire una cosa? 17 aprile la giornata. Ma dice che sta lavorando. Ma che cazzo lavora? Sta farmando il coglione. Contate tutti fino a 30 e notate che compare magicamente. Bravo Bob, così. Ma quando hai lavorato? Grazie a Django, benvenuto. Grazie a Gabriel 89 GGG. Se lavora è solo merito mio e quindi mi deve rispondere. Grazie a Blair 3000 per l'abbonamento. Grazie a Critora. Rider, ok, Luca, io stavo ascoltando il tuo discorso di prima della domenica, no? Sì. Non pensi che magari tutti i giorni può essere domenica? Cioè dipende da che lato la guardi, no? Giusto. In un mondo ideale ogni giorno è domenica, sì, sono d'accordo. Quello si chiama paradiso. Sì. Si chiama anche la vita normale. Un paradiso. No, Sì, no, Luca, ma tu bene, cosa per creare, perché tu parli di voglia, no, dall'altra parte. E quindi cosa fai te per creare la voglia dall'altra parte? Io concordo con Gaia, Sì, per dire. Allora, ho svariate tecniche, ho sviluppato nel corso degli anni per riuscire a spalla, ma non hai detto quelle cose lì. No. Altre che non starò qui a rivelare apertamente, ma che sono molto dolci, diciamo, perché io comunque non riesco a fare come consigliava il maestro del sesso prima, quelle cose. Zio, bella topolona. Zio, dolce, il far venire voglia zio. Non è proprio, però. Lo so, infatti ci metto tantissimo io a far venire voglia perché appunto è un processo veramente tedioso. No, Luca, e quindi non mi metto così. Con amore e pazienza a iniziare a... Quindi dal lunedì al sabato tu sei lì a lavorare. Lunedì, sabato, preliminari, domenica. Ho capito, ok. L'obiettivo è un po' quello lì di riuscire a godere al massimo, ecco, il grazie Clito Rider, grazie a Kizzi, Legion of Dombo e a Paveso 97, benvenuto Paveso, grazie. Paveso. Ognuno ha le sue tecniche, le sue occasioni, ora si sente. Grazie a Trenitardia. Benvenuto, grazie a Anira Mordanless. No, anche quando eri entrato qui, ti si sentiva, poi sei scomparso. Sarà sì, il Go XLR-One che ha fatto. Ti devo dare una mano. Basta riavviare, là, sei a posto. No, sai perché oggi è uscito l'aggiornamento. È uscito un aggiornamento qualche giorno fa, è vero? Cazzi. Sì. Okay. Io l'ho installato oggi, quindi forse era quello. Guarda come luminosa Gaia in mezzo a tutto.
Però mi faccio la luce del cazzo, raga. Mi dispiace. No, no, ma era un complimento. Era un complimento, grazie. Sai quale altro aggiornamento è uscito, Dario? Sì, dimmi, non lo so. Un aggiornamento WhatsApp. Interessante, Gaia. Attenzione. Molto particolare. Io l'ho scaricato. Lei l'ha scaricato. Voi siete due dementi, posso dirlo con la massima tranquillità. A posto. Grazie. No. Grazie a Maugeros per l'abbonamento. Ma si può scaricare questo cazzo di aggiornamento? No, no, no. I telefoni. Non si può. Immaginavo. Tutto a posto, Dario? Sì, sì, tutto a posto, grazie. No, no, ho scaricato niente. Grazie a Giorgia Twitch per l'abbonamento. Grazie a Glitch Game 96, sono molto stanco. Grazie a Golem 1 per l'abbonamento. No. Faticoso. Io devo cambiare. Tizio dice che deve cambiare cellulare. Vabbè. Io ce l'ho, ma qui ormai siamo. Io ce l'ho, ma mi escono solo foto di volpe a petto nudo. Beh, insomma, consolazione. Giusto. Ragionamento interessante. Esatto, assolutamente. Concorrente. Vabbè, lasciamo perdere. Grazie a Crotalo 46 per l'abbonamento. Gaia, sono nel programma beta test. Va bene. Luca sta cercando l'aggiornamento. Vabbè, Luca ormai no, è no, stasera fatto, proprio non c'è. Un'altra cosa, un no, check no, no. Al volo. Lo cerca al volo. L'avevo fatto sul telefono, ho fatto un check velocissimo. Si può avere non si butta mai un volpe nudo. No, assolutamente no. Dov'è Curolini, ragazzi? Sarà a fa cazzi sua, ma non è che sono tutti attaccati al pub con Cocavi, cioè, questi saranno a fa cazzi sua, se vogliono entrare c'hanno il link, ci mancherebbe. Sara, la sorella assoluta, però non è che può sempre essere qui, poverina. Perché, ormai tutto... è una tendenza, quella di chiedere, tipo l'altro giorno sto facendo una live, mi fanno e Kalel? Ma che cazzo c'è? Io non potevo just chatting, perché non c'è Kalè? Perché sarà sul tuo canale, Kalè, che cazzo c'è? Oh. Ah, uno ha scritto è live Curolili, cioè non è in live, è live proprio lei, è mana live. Esatto. Ma io dico una cosa, sono molto, mi sta salendo un po' la stanchezza. Però okay, sono molto contento di essere venuto, cioè di essere al pub, perché sono cioè pieno di figa come al solito, quindi no, serio. Io ti ringrazio. No. Possiamo fare qualcosa per l'assenza di figa? Ma guarda che una cazzata, questo è un falso storico, perché prima era così, ora si sta un po' riempiendo, cioè già anche Michel Puttini ha detto va veni, insomma, quindi forse piano piano si alterna, ecco. Vero, ma Dario, Luca? Se portiamo quelle già sposate, ce la prendiamo tutti nel culo, insomma, no? Capito? Cosa? Edo? Cioè... Edo? Come? Cosa ha detto? Cos'è che ho detto? Di... Cos'è che hai detto? Se portiamo al pub tutte quelle già sposate, ce la prendiamo un po' tutti nel culo, questo ho detto. Che cazzo hai capito? Un'altra cosa, ho capito. Che avevo capito male? Cosa avevi capito? No, niente, te lo dico in privato, che non si può dire. Dimmelo, perché te dopo ti dimentichi. No, vabbè, te lo dico ora su WhatsApp, cioè è una parola simile. Io avevo capito, vabbè, non so se ma sì, penso che sia sposata. Io avevo capito sposate, ma con l'aggiunta di una T. Sposate? Guardate che hanno fatto, ho detto. Sposate. Ma cosa fai? Infatti, è uno spostato, uno che è pazzo, tipo. E, dov'è il numero di... Masseo, ok. Telegram, quello che cazzo vuoi tu. Ti ho scritto su WhatsApp. Adesso sei arrivato. Ok, grazie a zio Michele per l'abbonamento. Avevo capito, sembrava sposate. Vabbè, comunque, ma sa chiaramente volete rubare Curolini. No, questo io prendo le distanze assolutamente. No. Basta questa cosa, è già successo. Questa cosa? Racconta! Sordina. Oh mio Dio! Prendo le distanze. Non è vero, è un meme, via. Gli arriva del messaggio a parte di suo marito. Sì, che l'ammazza il bombo. Sto scherzando. L'hai sposata Curolini? È per il content. Grazie, Piceno. Benvenuto, Luigi Piceno. No, chi è che è sposato oltre Marco Merrino? Oltre Ciccio Merrino? Non è sposato Ciccio Merrino. Credo. No, è sposato quello romagnolo, come si chiama? Gabbo di Squadra. Gabbo.
anche Raiden e Midna sono sposati. Anche Raiden e Midna, Raiden c'ha anche 64 anni, è normale. Ma i due sul server si sono alla fine sposati tra di loro? Non penso. Però girano delle gif interessanti su cui scherzo, quale gif? No, nessuna, uno scherzo. E, anche un canale YouTube, Raiden, è vero, sì, è vero. Mi sembra a me che si chiama Player Inside. No, due ce n'ha allora. Uno è Player Inside e l'altro è il suo di Raiden proprio. No, ne ha tre allora, perché c'è anche Player Inside 2. Ecco, quello lì è secondario. Sì, sì. Esatto. Io ragazzi, purtroppo in questo momento vi devo salutare. Ciao. Siete meravigliosi come sempre, è stato bellissimo. Grazie mille per l'ospitalità. Ciao, zio. Chiuderone è sposato. Xuderone è mio fratello. Allora, Xuderone è quello che sembra una Pasha, giusto? Perché una Pasha? Sì, un po' sì, è vero. No, sembra una Pasha, un capogliano. Tutto fiero, me. Ok. Pensavo l'elicottero io, No. Sembra Napo. Sembra un po' Napo, però voi non sapete. Napo Orso Capo? No, non lui. Allora, punto esclamativo Telegram, ragazzi, per il link a Telegram. Perché vi siete abbonati in tanti, sì. Quindi se volete entrare nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram, entrateci che si chiacchiera, eccetera, eccetera. Grazie a Andrea Caso 95, a Tenshi Twitch, a Bior 98 e alla Sistola per i 3 euro. Ma su Telegram possiamo trovare i nudes? No, non ci sono. C'è Lecci, ma non c'è la pornografia. C'è l'erotico, però. Piedi, culi, queste cose. Però non c'è la pornografia, non ci sono robe esplicite. Piedi e culi. Quindi sono dei grandi culi. Mi hai quasi convinto. Sono dei? Grandi culi. Sono dei grandi culi. Però maggior parte culi 2D, perché nel mio gruppo sono dei... La mia community è composta da, aggiorniamo, depressini e fluidi. Sì, gender fluid, fieri. No, gender fluid. Vabbè, no, sì, fluidificanti. Fluid, poi sì. Arrapati di anime. Scusa che ho letto su Telegram. Arrapati di anime. Arrapati di anime non è male, eh? Arrapati di hentai. Cioè, sono tipo 2D maggiore di 3D. Sì. Sì. Beh, in alcuni casi. No, ma Edo, please. No, io porco. Per forza. Per forza. No. In alcuni casi ho detto. Grazie a Claugo, da Sherrock, a Fonza. Aspetta, a Giacorbo, a Pietro 97, a Venturo Febo e a Litte. Cose compromettenti in questo momento. Secondo te 2D maggiore di 3D? No. Ok. Cazzo ridi. Perché 3D è sempre superiore, è ovvio. No. È di più bello. Luca, te non ti fai le perché esiste solo, non vale, esiste solo la domenica, non vale. No, ma esiste sempre, ma tu puoi toccare sempre. Cosa ma ecco, questo però è una variante, attenzione. Cosa vuol dire puoi toccare sempre? Chi può toccare sempre? Molestie? No. Catcalling? No. No. Ragazzoni, io vi vado a giocare a FIFA, a GTA, sono stanco, vado a farmi... il chilling. Ciao Andre, sono molto stanco da ieri. Un saluto a tutti ragazzi, mi ha fatto molto piacere e ci vediamo per prenderci altri sgrassini. Sgroppini, molto volentieri, ma sono veramente nel mood di dire... Vabbè, ma infatti riposati, Daniele, ma infatti riposati adesso. Un bacio, è stato un piacere. Ciao. Un saluto. Grazie a Mangaka. Ciao. Sempre. Un saluto. Grazie a Mauri Kazma, Giorgio 96, grandissimo fratello. Grazie, bentornato. Tutto a posto, Omi? Ciao. Sì, devo trovare un modo per non scammare il link. Ok, ce l'ho. Vai, ciao. Porco Giuda. Porco Giuda.